Buonasera a tutte, bentornati qui insieme a noi a Jupla Craft e a questa nostra iniziativa del progetto Sorpresa. Allora, come state? Oggi è anche un giorno di festa, quindi come al solito è sabato e noi, visto che la scorsa settimana abbiamo fatto qualche ora insieme a voi, abbiamo deciso di passare qualche altro momento e fare insieme un altro progetto creativo. Ovviamente, come la scorsa settimana, abbiamo deciso che anche oggi il progetto sarà a sorpresa. Quindi non so se la cosa vi è gradita, ma abbiamo visto che l'album vi è piaciuto molto e vi è piaciuto molto anche il fatto di averlo realizzato al buio e abbiamo visto dei bellissimi album, tutti completamente diversi da loro, quindi questa cosa di farlo al buio credo che abbia stimolato anche molto la vostra creatività. Quindi oggi abbiamo deciso di replicare e lo facciamo con un nuovo progetto a sorpresa che ovviamente anche io non so, neanche la regia Leandro che è qua insieme a me. Leandro, vuoi salutare? Sì, ciao a tutti, io pure non lo so. No, Giusto non lo sa. regia. Lui sta regia, però ci aiuta a leggere i vostri messaggi. E come al solito vi ricordo che potete intervenire in diretta insieme a noi. E vi forniremo un link, quindi se volete partecipare attivamente alla nostra diretta e fare domande all'insegnante di, chiamiamola così, di oggi e oppure fare anche vedere i vostri lavori, i vostri come si dice, progressi. Ciao Carla, ciao! Grazie di essere con noi anche oggi. Ciao Veronica, ecco che iniziate ad arrivare. Scusate, io ho un po' di allergia, quindi sto un po' di tosse e lacrimazione varie, ma non ci fate caso. Tutto nella norma. E quindi, come vi stavo dicendo, ciao Alessandra. Se volete, avete una webcam, potete entrare in diretta con noi e farci vedere anche i vostri lavori oppure i vostri progressi. Io ho visto che state già arrivati in diversi, direi se Leandro mi dà il suo ok, perché noi ci muoviamo con la regia di Leandro, e dare il benvenuto a Maria Antonietta. Maria Antonietta, ci sei? Ciao, Ciao Maria eccomi, ciao a Antonietta, tutti. Ciao, che oggi ci sono farà pronta. svolgere un piccolo compito, un progetto. Mari, ci Sì. vuoi dare qualche indicazione senza svelare? Assolutamente non svelerò nulla, assolutamente nulla, però magari se diciamo siamo tutti un po' pronti, posso incominciare a dirvi delle cose. Il progetto che ho creato per questo evento oggi è un progetto che prevede intanto una base, se vogliamo, altrimenti chi non ha voglia può aspettare solo un secondino, una base creata da noi, vale a dire un pattern colorato da noi. Io uso spesso questa tecnica, mi piace colorare con gli acquerelli in particolare e la carta d'acquerello per poi farci delle cose e l'ho fatto anche questa volta. Quindi, come avevo chiesto nell'elenco materiali, chi ha preparato carta per acquerello e acquerelli può sicuramente iniziare a preparare il proprio pattern. Io per l'occasione ho preparato un piccolo video. Ciao Laura, ciao. Ho preparato un piccolo video solo per farvi vedere come uno dei tanti modi che potete utilizzare per crearvi la vostra carta pattern. Io uso gli acquerelli, chi non ha gli acquerelli può usare Tombow, magari li scioglie un attimo su una base, poi col pennello li va a raccogliere. L'importante è che abbiamo un qualcosa simile agli acquerelli. Tombow sono inchiostri, però può andare bene lo stesso, e Distress va benissimo. Basta che voi avete materia liquida per poter lavorare nel modo che io ho suggerito nel video che quando può Leandro in regia può mandare, se volete diamo il via a questa cosa e quindi si può mandare il video, se Leandro, perfetto. Io qui ho praticamente bagnato un po' prima la carta e poi con un pennello piatto sono andate a stendere un po' di colori. Ovviamente ho scelto in anticipo due o tre colori da utilizzare. Come potete vedere, prima vado a sporcare un po' la superficie,
Non andiamo a fossilizzarci sulla stesura del colore. Facciamo così, deve essere un gesto naturale. Poi asciugate sempre i vari passaggi e poi per riandare con il colore magari ribagnate la carta in modo tale che quando vedi io qua sto schizzando il colore pieno. Schizzo, 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 vado a creare una base sulla quale poi lavorare successivamente in base alla vostra fantasia, mi raccomando, questo è solo un esempio. E poi io amo molto fare i miei vortici di colore e quindi col pennello sporco d'acqua e anche leggermente sporco di colore vado a amalgamare quella che è la base e vado a creare questi vortici di colore che mi piacciono tantissimo, quindi li utilizzo spesso. Chi mi segue, chi vede i vari progetti, ha visto già cose fatte in questo modo. E vado a lavorare sino a quando poi non mi sento, non sento che ho raggiunto la base che il mio pattern giusto. Schizzo, vado, rischizzo, asciugo qui come potete vedere, mescolo magari qualche colore un po' anche a contrasto. Qui ho messo un giallo e procedo così. Deve essere un lavoro abbastanza veloce, tra virgolette, non siamo di corsa, però è un consiglio: non fossilizziamoci troppo sulla lavorazione, perché altrimenti rischiamo di aggiungere troppo materiale e diventa un po' pesante poi la base stessa che poi andremo a utilizzare per il lavoro. Per cui vi consiglio di fare questo. Io non so adesso se Claudia sta facendo qualcosa Sì. nel frattempo. Allora, No, io magari sto facendo. No, non ho fatto ascoltavo con molto niente. interesse. No, ascoltavo con molto interesse la tua spiegazione perché chi lo sa, a me piace molto pasticciare con i colori, però ovviamente mi piace anche scoprire come le fanno altre persone e magari apprendere nuovi metodi Ciao e Fabio, nuove. scusa, salutavo Fabio, abbiamo anche un maschio oggi che ci segue. Oh, e quindi non ho preparato niente, però ascoltavo con attenzione, quindi ora andrò ad eseguire, diciamo, il mio sfondo Sì, pattern. così magari ti vedo Quindi e ti posso aiutare in qualche modo, ecco. esatto, io volevo appunto dire a chi ci sta ascoltando che ovviamente Eleonora si scusa, non so se pronto, Maria Antonietta? Si Sì, vede? sono, io ci Ah, ok, sono. scusate, Sì. ho avuto un Vedo attimo contatto. anche Leonora. E praticamente volevo sapere se chi non ha appunto gli acquarelli può comunque creare con la sua tecnica, con quello che si trova meglio, a più agio il proprio pattern, quindi può essere con altre tipologie di colori, con gli spray, quindi mi piaceva precisare questa cosa perché ovviamente noi facciamo dei progetti con una lista di materiali che mandiamo, scriviamo nell'evento, però ognuno può trovare soluzioni diverse e il progetto è fattibilissimo anche se manca qualcosa della lista. Quindi state pure tranquilli. Io saluto anche Tiziana, che saluto, ciao, benvenuta fra noi. E quindi niente, insomma, io andrei ad iniziare a fare questo sfondo. Allora, Carla dice: gli acquarelli sono la mia passione, anche lei lo usa per fare gli sfondi. Una domanda che poi giro a te è: usiamo la carta da 300 grammi o può andare bene anche un Fabiano ruvido da 220 Allora, grammi? diciamo che io tendenzialmente, insegnando acquerello da tanti anni, prediligo sempre la carta per acquerello, ma va benissimo per queste cose anche una carta che abbia almeno uno spessore consistente, per cui almeno 200 grammi. E ovviamente la resa è differente, ma per questo tipo di lavoro può andare bene anche un Fabiano da 200, ma se hai da scegliere, scegli sempre più una carta di acquarello, che è una carta che ha una consistenza ha del cotone dentro, è di cotone, per cui sicuramente ha una resa maggiore anche del colore.
Quindi sicuramente se puoi scegliere, scegli quella per acquarello, ma se non ce l'hai va bene anche quell'altra. La cosa importante però, mi raccomando, se non avete una carta proprio specifica per acquarello, utilizzate non troppa acqua perché rischia di imbarcarti troppo, anche se poi il risultato può essere divertente. Poi lo asciugate bene e poi via, si parte con la creazione del progetto. Ok, io intanto stacco il foglio, ma vedo qualcuno sotto sopra. Anche io vedo Eleonora. Ci senti, Senti, Eleonora? non si sente. Non si sente. Brava. Infatti, prima mi era parso di vedere apparire qualcuno, ma non ero sicura perché ero presa dalle spiegazioni e dal dire le cose per gli acquarelli, quindi, però io la vedo sotto sopra. Sì, no, io la vedo normale e sembra avere problemi con il microfono. Ok, allora io intanto saluto Eleonora, che penso insomma ci si sentirà in qualche maniera, e intanto Carla ringrazia per i consigli e suggerimenti, quindi Eleonora, se riesce magari a sentirsi, anche lei farà il progetto insieme a noi, quindi No, vediamo non ti che cosa sentiamo, crea. Eleonora. Non ti sentiamo, Eleonora. Devi avere problemi con il microfono, credo. Vediamo se riusciamo a risolvere questa cosa. Allora, io ho visto intanto gente un po' che ci mandava i suoi saluti, scusate, e ho visto forse un Fabio maschietto, ho visto un altro maschietto Luigi, e poi ho visto Anna, quindi saluto tutti, se mi sono scordata qualcuna, scusatemi, ma non riesco a seguire le cose, e poi sono sconcentrata su questo progetto perché non so che cosa devo fare, che cosa verrà fuori. Ma guarda, intanto Claudia, io ti consiglio di iniziare a colorare la base e anche chi ci sta seguendo, se ha voglia di farlo e se ha i materiali, di iniziare a farlo in modo tale che la base poi possiamo asciugarla e procedere poi con il lavoro. Chi non ha in questo momento l'estro. Sì, no, ho perso anche l'amianto oggi, abbiamo un po' di connessione. Poi lo puoi, Io comunque ho ovviamente iniziato a questo preparare progetto con i miei acquarelli proprio da scuola, quindi eccomi. eccolo. Ecco, dicevo, io ho proprio gli acquarelli quelli Va da bene, va scuola, bene. quindi andrò con questi e inizio a spennellare un po' cercando di seguire un pochino quella che è la tua tecnica. E sul tuo consiglio, come ho visto che tu hai fissato anche un po' il foglio, quindi io Brava. seguo proprio, sarò molto Bravissima. diligente oggi. Bravissima Claudia, brava. Sì, è meglio, consiglio sempre quello di fissare il foglio sulla base proprio per avere le mani libere e andare a giocare con i pennelli in maniera libera. Io amo molto fare questo tipo di esercizio, se vogliamo, ma questa tecnica perché mi permette di liberarmi e di usare i colori che più amo, perché magari non sempre li troviamo. Oppure a casa in quel momento non abbiamo il colore che noi abbiamo intenzione Certo. di usare, allora noi siamo creative, quindi noi abbiamo in mano, nelle nostre mani, il potere di far diventare reale quella che è la nostra idea. Per cui, perché non approfittarne anche oggi con questo progetto? Quindi Sembra vedo un'ottima idea, allora. Claudia che sta già, ok, mettendo l'acqua, va bene. Vedo anche Ah, ecco, Leonardo, vedo se non anche erro, Eleonora. che sì. Giusto, è Vedo riuscita, ecco, ci fa vedere il suo tavolo di lavoro. Io non Eleonora so se. prontissima. Quindi Eleonora, tu no, probabilmente ti sei persa prima il video, ma anche chi non l'ha visto inizialmente, velocemente ti dico che poi direttamente inizia a bagnare la tua carta e spennella almeno due o tre colori in modo tale che inizi a crearti la tua carta. Sì, anche con i distress. Allora, Barbara mi chiede se può usare i distress. Assolutamente puoi usare i distress, che tu li abbia nei pad, basta che ti metti un po' di inchiostro, perché i distress sono inchiostri, non sono acquerelli, ma va benissimo. Basta che tu metti il tuo inchiostro su una superficie, una plastica, una superficie dalla quale puoi raccogliere con il pennello il colore e andare a
fare un po' quello che io ho suggerito, ma voi potete tranquillamente fare come credete, addirittura anche semplicemente fare dei cerchi con un pennello, oppure spruzzare colore, fate pochi gesti. Sì, Claudia? Sì, no, sì, ti vedo. Io ho la camera che mi, forse mi sia un attimo... ecco. Quindi io ho iniziato a spennellare molto random. Io sono andata sul viola perché chi ha visto anche i miei lavori, io adoro il viola, quindi approfitto di farlo con questo colore che mi sento più a mio agio, no? E quindi non avevo dubbi che usavi il viola, sicuramente. Ecco, così quindi vado anche Leonora, vado che molto free. Sì, ma la cosa importante in questo tipo di lavoro è quello di sentirsi liberi di fare come ci piace. Quindi la libertà oggi è la parola chiave, sarà che poi oggi è il giorno della festa della libertà, ma dobbiamo sentirci libere di fare come ci piace. Vedo anche Leonora che sta andando benissimo e mi piace. La cosa importante, lo dico un po' in generale anche per chi non vedo, che magari so che in questo momento lo sta facendo, è quella poi magari di... magari dopo ci fa vedere il suo lavoro. Brava, sì, mi piacerebbe molto vedere qualcos'altro. È quello di non strappare, in modo tale che comunque non si appesantisca troppo il lavoro. E poi niente, ecco, vedo che state lavorando benissimo. Sì, diciamo che noi abbiamo pagato prima Maria Antonietta perché dice che siamo bravissime, però giusto per chiarezza, no? Se no, a me succede una cosa stranissima, Claudia, mentre tu lavori ti dico che quando, io è vero, il progetto l'ho già preparato, ma quando vedo gli altri che lavorano mi incominciano a prudere le mani perché vorrei rilavorare anch'io, perché amo stare con le mani in pasta, come si suol dire, ma in questo caso le mani in acqua, nei colori, e quindi non viene voglia. Immagino, insomma, quando uno... quando è, crea, poi dopo quando vede gli altri gli prende subito un po' di ispirazione e voglia di fare. Sì. È importante anche perché poi alla fine vengono proprio altre ispirazioni per prossimi progetti. Per cui... Certo, io continuo a spruzzicchiare. Ecco, ti volevo chiedere se poi non ci sono ulteriori domande. Io vedo che il mio foglio si inizia un pochino leggermente ad imbarcare. Conviene asciugare oppure... Allora, dipende sempre da cosa vuoi creare. Se vuoi sfruttare le pieghe e diciamo le gobbine che si formano, puoi anche giocare e buttare giù, anche Laura chiede se è normale, poi sempre è normalissimo, diciamo che fissato così il foglio è normale che si imbarchi. Potete seguire due strade, o quella di asciugare un attimino la superficie, anche se non completamente, ma comunque quella di togliere un po' di troppa umidità, o sfruttare anche il fatto che il foglio è poi imbarcato e spruzzare ancora un po' di acqua e colorata e andare poi ad asciugare. Lì si creeranno sicuramente delle superfici, delle texture interessantissime, e già a quel punto potreste fermarvi nel creare la vostra, il vostro pattern. Non so se sono stata chiara, Claudia, che dici? Sì, va un po' all'interpretazione, insomma, che dipende da quello che hai in mente. Io vado molto però che se si imbarchi è abbastanza normale, sì, anche soprattutto perché stiamo fissando il foglio in maniera semplice, con pezzetti di nastro adesivo. Diciamo che nella normalità un acquerello non va fissato così, va fissato in un altro modo, va la carta va lavata, va bagnata, va fatta poi asciugare, però diciamo che noi utilizziamo questo sistema semplice che ci permette di avere un ottimo risultato comunque. Quindi non spaventiamoci se si imbarca. Vedo, io sto guardando, sto osservando quello che stai facendo, Claudia, e vedo anche Leonora. Ecco, sì, perché ricordo che poi per noi alla fine ci sarà il voto, quindi voi no, ma noi stiamo facendo in diretta, abbiamo gli occhi puntati. Per adesso siete bravissime. Diciamo che ci crediamo, via, così un po' per... Perché io poi alla fine, oltre alle strisciate, ho deciso di fare un po' delle
tema un po' macchie, quindi di aggiungere non alla strisciata, ma dare una, non so come chiamarlo, delle specie di nuvolette colorate. Vediamo quello che esce, anche perché non so poi il foglio dove andrà utilizzato, però intanto diciamo mi cerco di dare una cosa che Leggo all'occhio mi l'ultimo piaccia. commento della mia amica Tiziana Titti, ti ringrazio, Tiziana. Ecco, vedi? Se, io non so chi sia, però la Valimo. Che cosa ha scritto? Sei un grasso? Cioè, Sembra ringrazio una Tiziana tenera per il giornata, complimento, signora. perché è una bellissima donna. E Ecco, lui perfetto. ci dice: io sono arrivato tardi, che progetto state realizzando? Ecco, Allora, caro Luigi, non lo sappiamo. detto che progetto stiamo realizzando. Si chiama Flower Folder e vabbè. Però nel frattempo, Luigi, se tu fai in tempo, altrimenti aspetta solo un secondino, se lo vuoi fare con noi stiamo preparando la carta, il pattern per poter poi fare il progetto. E quindi vedi loro, vedi Claudia, vedi Eleonora che stanno lavorando stanno facendo un acquerello su carta, un acquerello astratto su carta. Quella carta poi la asciugheremo e su quella carta andremo a creare il nostro progetto. Tiziana dice che non ha colori in casa, mannaggia, Titti li ha lasciati tutti in negozio, ma Titti, se vuoi lavorare con noi, puoi lavorare con un pad qualsiasi appena partiamo, ok? Esatto, volevo aggiungere per Luigi che comunque non può essere fatto la vase con qualsiasi tipo di colore, no? Io lo sto facendo con l'acquarello, però comunque può essere fatto con qualunque cosa, insomma, con i distress, con gli spray, quindi con quello che avete in casa. E ho visto che Elisabetta, Elisabetta, scusate, ha finito, sì, infatti, ma è un no. po' il dubbio se ha esagerato. Elisabetta, se Elisabetta. vedere, magari se vai sul link che adesso Leandro, fantastico Leandro, mi tocca dirlo, fantastico Leandro, sta mandando il link, se Elisabetta vuole farci vedere, volentieri vediamo, ok? Sì, vieni prof, ti aspettiamo in diretta con noi. Allora, il link è in sovraimpressione oppure, appunto, stavo chiedendo se è possibile cliccarlo direttamente sotto il video della pagina Facebook, giusto? Perfetto. Quindi, se cliccate lì, mi si apre la finestra e poi dopo noi vi facciamo entrare in diretta e far vedere i vostri lavori. Quindi, Elisabetta, ti aspettiamo. Poi, se c'è qualcuno altro, fatevi avanti, tanto so che siete già coraggiosi, abbiamo visto l'altra volta, quindi a noi ci fa veramente tantissimo piacere vedere quello che state creando e vedere i vostri progetti che nascono dal niente. E ciao Valeria! Ecco, Luigi ringrazia. Bene, spero che Luigi possa venire anche tu in diretta con noi e ci fai vedere un po' quello che hai creato. Mi raccomando, Luigi, a non ci abbandonare. No, no, è vero. Allora, io mentre aspetto che magari qualcuno si faccia appunto coraggio e venga in diretta con noi, andrei leggermente ad asciugare il mio foglio. Claudia, Se, secondo me puoi già asciugare e poi dopo che hai asciugato, se vuoi aggiungere giusto qualcosa, altrimenti potresti anche già utilizzare il tuo Sì, no. pattern così com'è. Sì, E io vedo. direi che così mi va benissimo, quindi io andrei ad asciugare. Io accendo ora questo l'embosser, quindi non so se è possibile che mi togli l'audio, così almeno non si sente Vediamo. il frastuono. Ok, vado con la mia asciugatura. Vai. Perfetto, non si sente nulla, quindi Claudia va benissimo, non è fastidioso, ma forse il nostro magico Leandro ha sicuramente tolto l'audio, sicuramente. Vedevo anche Eleonora, il lavoro di Eleonora mi piace tantissimo, anche Eleonora se vuole può asciugare e aggiungere qualcosa, altrimenti già così, se lei si sente soddisfatta, può anche asciugare definitivamente, così poi pian piano incominciamo a fare il nostro a, a procedere con il nostro progetto. Anche Laura dice: bello il tuo Claudia, è vero, sono d'accordo con Laura. È molto bello quello di Claudia. Ovviamente Claudia ha usato i suoi colori preferiti, che
sono il viola e tutti questi colori sui viola. Quindi brava Claudia. Claudia sta facendo una cosa molto interessante. Ti ringrazio Claudia per lo spunto. Perché quello di asciugare, dopo che avete tolto l'umidità sulla parte colorata, anche il foglio dalla parte opposta. Fatelo quando fate questo tipo di lavoro, perché vi permette di avere, intanto di togliere l'imbarcatura, diciamo questi termini, del foglio, perché il foglio così si appiattisce un po' di più e comunque il calore penetra da una parte e dall'altra. Quindi giratelo pure, fate come ha fatto Claudia, un'asciugatura pronte e rette. In questo modo, come sta proprio facendo in questo momento Claudia, molto utile così, in modo tale che ridiamo al foglio di acquerello che abbiamo colorato, diciamo una forma piatta. Dico a qualcuno se vi si è proprio tanto imbarcato, che vi rimane anche dopo l'asciugatura un pochino imbarcato, movimentato, non preoccupatevi perché una volta che l'avete comunque asciugato e poi andremo anche a ritagliare la nostra carta per il lavoro che adesso andremo a svolgere, poi alla fine il fatto che il foglio sia imbarcato non si vedrà più di tanto, perché poi nei minuti che passano, nelle mezz'ore che passeranno, il foglio si asciugherà sempre di più. Perfetto, vedo anche Leonora ha concluso, credo, il suo. Perfetto, vedo, mi fa un cenno di sì, di ok. Quindi a questo punto, non so se voi siete d'accordo, io andrei avanti. Sì, io direi di sì. Allora, se non c'è nessuno che ci vuol far vedere, che non ha il coraggio di farci vedere la sua reazione, Sì, se c'è andiamo qualcuno avanti. che Aspettiamo vuole. un minutino se qualcuno ha finito magari di asciugare e vuol farci vedere o altre domande, noi aspettiamo. Sì. E nel frattempo, per me, il mio va bene così, poi vediamo eventualmente anche il progetto, se poi dopo permetterà anche di fare altri ritocchini oppure va bene così, non lo so. Quindi per ora sono soddisfatta del mio sfondo, quindi. Si può dirlo, Claudio. infatti, quindi. Ecco, vediamo che oro. Eleonora oggi dice sì, ci sono, perfetto. Oggi lei comunicherà con i bigliettini, però dai, è simpatica questa cosa anche dei biglietti. Spiace che non può intervenire, però mi fa molto piacere che Eleonora sia con noi. Allora, io Bene, allora andrei avanti, nel senso vai tu, perché io seguo le tue istruzioni. va benissimo. Vai. Allora, adesso quella che dobbiamo creare con il pattern che abbiamo appunto appena finito di colorare sono dei semicerchi. Ne dovremmo fare 5. Dobbiamo fare 5 semicerchi e io adesso man mano vi do le misure. Quindi dovete prendere con voi, non so come vi siete organizzati, con il compasso oppure con taglierina circolare, come volete, perché adesso servirà quello oppure anche a mano libera, non lo so. Io vi do le misure. Il primo semicerchio, che è il più grande, io ho fatto una base di 20 centimetri con un raggio di 10 centimetri. Ora, da qualche parte dovrei avere qua, dovete ottenere questo. Non so se si Ok, quindi vede. praticamente sì, è un cerchio di 20 centimetri di teatro, di diametro, oddio, mi impiccio pure, però ci serve il semicerchio, quindi lo andiamo a tagliare a metà, giusto? Esattamente. Quando Ok. andate poi lo fate, andate a tagliarlo, potete già tagliarlo facendolo leggermente ondulato. Ok, quindi non deve essere preciso, No. deve essere anche un po' a mano libera? Ah, ok. Assolutamente. L'importante è che sia, diciamo che segua la linea di un semicerchio, ma poi quando andate a tagliarlo, fatelo tranquillamente, ondulatelo un pochino, un po' come fossero delle piccole ondine, oppure che ne so, il petalo di un papavero che si muove in questo modo, ok? Ok, diciamo che dobbiamo dargli un po' di movimento attraverso il taglio, giusto? Yes, Ok, esattamente questo. allora io avevo anche come si chiama, lo strumento per fare i cerchi, però questa cosa che mi hai detto che poi va tagliata anche in maniera non proprio precisa,
mi fa pensare che andrò a tagliarlo a mano. Quindi Assolutamente. procederò con il righello e andrò molto a La cosa braccio, come si importante, dice. Claudia, è che la base, questa qua, Sì. sia precisa. Quindi magari ti Ok. appoggi sul, più o meno Sì, mi posso. sia precisa, una riga netta, ok? Ok, Invece sì, qui. allora io mi appoggio sulla parte, diciamo, più piccola del mio foglio A4, tolgo un Brava. centimetro e da qui vado a fare il mio semicerchio. Sì. Allora, io procedo con un po' di misure, diciamo che facciamo anche la metà, poi eventualmente vado a rifilare, mi segno l'altezza e poi vado anche a mano libera, ci proviamo. Tanto se non deve essere proprio preciso. Io sono sempre per le cose fatte a mano, quindi Certo. procedo. Okay, quindi sarà un po' bistondo, però No, 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 diciamo che assolutamente. poi con il taglio non proprio regolare posso camuffare le imprecisioni. Esattamente. Ok, prendo anche una, scusate, una gomma che ho alle spalle, così Vedo anche Leonora che sta lavorando. cancello leggermente e vado a prendere delle forbici che ovviamente pensavo di avere a portata di mano, eccola qua. Perfetto, vedo quello di Eleonora che sì, va benissimo, Eleonora, va molto bene, anche se lo vuoi fare un po' più ondulato va benissimo allo stesso modo. E non so quanti fogli Eleonora si è preparata, ma credo uno solo, anche se non vi bastano quelli che vi siete preparati, potete anche alternarli con della carta pattern che avete già pronta o di qualche album che avete che vi piace, potete comunque alternare le vostre carte. Ok, Quindi adesso una ho volta che tagliato, ho ondulato un va po', quindi benissimo, va non benissimo. so se va bene. Bene, allora Va lo bene. metto qui così lo faccio vedere. Aspettate, ecco, Adesso, ho ondulato con le forbici. perfetto, quella è una giusta ondulazione, mi piace, brava Claudia. Bene, Adesso dobbiamo meno male, fare. sto procedendo bene. Forse un 6 me lo prendo alla fine. Forse sì, dai. Adesso un altro semicerchio, 18 come base, per 9 come raggio. Ok, sempre la metà. Anche qui il taglio, diciamo, sotto deve essere preciso. Esattamente, sì. Ok, allora io Diciamo che faccio, io non ho parto preciso. dall'altra base, proviamo così? Oppure Sì. faccio qui tutta questa parte qua? Sì, puoi sfruttare anche quella. Sì, così magari do anche un po' di movimento Esattamente. Non so che cosa sono, a vari settori, via, uno con le Brava, spalle, uno orizzontale, uno con hai la vari verticale. settori, rende benissimo. Hai vari settori, è perfetto. Ai vari settori va benissimo come. Non mi veniva in mente nient'altro. Quindi, Questo lo andiamo a tagliare sempre in maniera ondulata? sì, tutti i semicerchi che adesso andate a tagliare devono essere sempre un po' ondulatini. Ah, Carla non si è persa con la misura del primo. Carla, te lo dico subito, è 20 per 10, ok? Faccio vedere per Carla è questa qua. Quindi era questo che serviva il compasso che abbiamo messo nella Sì. lista. Serviva per questo. Bene, brava Claudia, vedo che stai lavorando bene. Sono Diciamo bene, contenta. io sto cercando di lavorare, poi vedremo. Vedo Eleonora, ad esempio, vedete che si sta aiutando con un altro attrezzo, che è un cerchio di metallo, credo. Perfetto. Lei è più professionale, Eh io sì, molto professionale. improvviso molto di più. Ci sta anche scrivendo un Sono messaggio. fustelle. Sono fustelle, perfetto. Benissimo. Ok, io vedo che i Fabio, miei cerchi tendono tutti da una parte, cioè nel sì, senso c'ho più allora, roba da una parte, però comunque ma non importa, non pregiudichi il risultato. no, anzi,
Allora, poi il terzo semicerchio dobbiamo farlo da base 16 e 8 di altezza. Non Allora, so se si 16 vede e così, va 8, bene, vero? tutto qua. Sì. Tutto qua, non so dove sfruttare. La... Sì, Tutto perché poi fra un po' secondo qua. me ti finiscono, quindi dovrei usare un'altra carta fra un po', oppure te ne colori una al volo. Ma vediamo, intanto taglio qua e poi 16 per 8 hai detto, giusto? Che Sì. no, non mi sono segnata le misure. Eleonora, sì, Eleonora sta Eccomi qua, prendendo le misure. Io sto andando con il taglio del terzo, sì, siamo arrivati a tre Va semicerchi. bene anche così ondulato, è perfettissimo, va benissimo Sì, così. ormai io seguo, diciamo, la linea di questa onda, di questo stile, Notare, chiamiamolo io così. direi, faccio la voce fuori campo. Sì, Notare Eleonora cosa sta facendo, aveva sovrapposto una serie di cerchi. Incredibile, non so che cosa gli stava passando per la testa, ma in realtà tutta una sovrapposizione. Però approfitto di quello che vedo da Eleonora per dire che le misure sono indicative, quindi andate sereni, nel senso che la cosa importante è che ci sia questo passaggio dal semicerchio più grande a uno più piccolo che poi vi dirò. Quindi non preoccupiamoci se un semicerchio è lungo 18 e mezzo invece che 18, cioè non preoccupiamoci di questo, ok? La cosa importante è Perfetto. che siano dei semicerchi e siano 5. E io vi sto dando delle misure indicative, va bene? Va bene, sì, infatti per me sono molto Abbiamo indicativi, ho preso fatto. Sì, la no. lettera di questa cosa. Avevo visto. Allora, Claudia, vediamo un po', ne hai fatti tre? Sì, tre. Perfetto. Quelle lì, Anche come al Eleonora solito, credo le che metto sta sempre facendo. qua, faccio la carrellata. Grazie, così anche io a colpo d'occhio, perché io avendolo già fatto, ma ok, tre. Ora facciamo il quarto, cioè il penultimo cerchio. Vedo Eleonora che ne ha fatti tre, anche Eleonora, perfetto. E dobbiamo farne un altro. Barbara sta facendo il secondo, ok. Alle Le misure misure. del secondo, Barbara, le misure del secondo, 18 per 9. Il secondo. Invece adesso il penultimo è 14 per 7. Allora forse c'ho questo rimasuglio di carta mi c'entra. Sì. Ecco, questa è proprio, io uso un metodo proprio scientifico, diciamo proprio. Al migliore. Sì, proprio. È caduta. È caduta. Chi è caduta? No, io sono Eleonora. Eleonora. Qualcuno è caduto e ritornato? Allora, Scusatemi. ecco. È caduta Maria Antonietta. Maria Ero caduta Antonietta. io, non mi sono fatta niente però, che fortuna. Scusate, io non riesco a seguire quello che succede, ma se faccio cerchi non vedi, non riesco a Maria disegnare Antonietta, bene. quali sono le misure del penultimo semicerchio? Del penultimo semicerchio, 14 per 7. L'ho disegnato e vado ad ondulare. Ok, Ecco qua. dopo vi facciamo il riassunto delle misure dei Sì, semicerchi, magari lo così scriviamo magari anche lo sotto le prime scriviamo. misure. Sì. Quindi siamo a quattro cerchi. Ok, hai Semicerchi, già scusa. fatto anche il quarto semicerchio? Mappa che Sì. veloce, Claudia. Allora adesso facciamo l'ultimo, che è 12 per 6. Allora, non mi Vediamo. basta. O lo faccio un pochino più basso. Ci provo. Quanto No. è basso? 5? Vabbè, dai, ti verrà fuori No, una no, cosa faccio uno. più piccola. Dai, No, voglio seguire fammelo un altro foglio. velocissimamente, Claudia, dai. No, lo faccio per bene, guarda. C'ho un po' di colore qua, lo sfrutto. E Bravissima, brava. velocemente, anche senza Esattamente, fissare. sì. Tanto l'importante è che abbia più o meno le stesse tonalità di colore.
Sì, certo. Perfetto. Ormai prendo un attimo questi e in tre balletti facciamo Bellissimo, in tre l'insalatina. palletti è perfetto. Ecco qua, due Benissimo. spennellatine Un e qua mi ci dovrebbe asciugacchina. venire quella cosa che non mi c'entrava lì. Allora, questo lo faccio un po' più scuro, mi è venuto, ma va bene così, tanto è Sì, bello che poi va bene, non Claudia. devono venire tutti uguali. Vedo Eleonora Asciugo che... leggermente. Sì. Tu asciughi Si qui, Claudia? innesta. Sì. Perfetto, vedo Claudia che sta asciugando. Perfetto. Vedo Eleonora, Eleonora ne ha fatti, credo, quattro, se non erro, e credo che Eleonora debba fare ancora l'ultimo semicerchio, che è di 12 per 6, ripeto. Ne ha fatti solo tre, Eleonora? No, quattro, sì, perfetto. Ne devi fare uno ancora, Ele, che è l'ultimo, 12 per 6, ok? Sì, credo che mi abbia sentita, o forse sì, ok, perfetto. Così lo fa Claudia, lo sta. Perfetto. Sì. Ok. Molto bene, molto brave. Brave, brave. Brava Claudia, brava. Grazie Leandro che sta mandando. Chi non è riuscito ancora, chi non l'ha. Perfetto, Paola l'ha fatto. Ottimo. Paola ha fatto tutti e cinque. Brava Paola. Brava, brava, brava. Ok. Mi sono riapparsa e sono in voce, non si può sentire questa cosa, però non va bene Perfetto. così. È che sono impegnata a fare troppe cose oggi e non Certo. riesco a concentrarmi su cosa dire. Quindi oggi mi prendete un po' così. Ma va bene, va bene. Allora, io vado a fare l'ultimo semicerchio. L'ultimo semicerchio, e poi se nel frattempo qualcuno ci vuole già far vedere i semicerchi che ha fatto colorati con gli acquerelli, Leandro sta mandando in sovraimpressione il link per entrare. Un saluto anche ad Alessandra. Ciao Ale. Io sto ondeggiando. E Paola dice sì, che ha fatto tutti i semicerchi. Ok. Alessandra ha fatti tutti e cinque con la stessa base. Bravissima Alessandra. Alessandra si è organizzata bene, vedete? Grazie Alessandra, brava. Cioè a me mi è mancato quel centimetro che mi ha fregato. Barbara, l'ultimo è 12 per 7, 12 per 6, Barbara, ma se ti è venuto 12 per 7 non fa niente, basta che tanto tagli ondulato. Anche Laura l'ha fatto bene, molto Qualcuno bene. ce ne vuole mostrare? Io invito sempre perché so Brava, che se qualcuno ti vuole mostrare sarebbe bello. perché Oh, noi cosa siamo curiosi. penso, Claudia, che forse me li vogliono mostrare alla fine, così come sorpresa. Può Boom! darsi, può darsi. Allora vi aspettiamo sul finale. Comunque, se Brava, qualcuno vuol far vedere anche lo step, noi siamo curiosi perché io sono curiosa del progetto, ma sono curiosa anche di vedere che cosa state facendo. Quindi, se volete, noi siamo a disposizione e se no, alla fine, magari, come dici te, ci faranno vedere i lavori finiti. Tanto, allora, visto che comunque sono quasi tutti al termine dei cerchi, anche Leonora vedo Veronica che sta sta ancora al facendo. primo, mi manca la misura del terzo. Guarda, Veronica, te la do subito la misura del terzo, la cerco. Perfetto, è 16 per 8, Veronica. Io direi che magari le possiamo scrivere sotto al Sì. video, Leandro. Misura. Allora, le misure sono Allora, le misure sono 20 per 10. L'altra è 18 per 9, io intanto verifico di averli fatti bene. 16 per 8,
14x7 e 12x6, che è il più piccolino. Laura addirittura, volendo, ne poteva fare anche un sesto. Laura, conservalo, magari lo usi per il progetto, se ti avanza un pezzettino. Maria Antonietta ci sta tenendo sulle spine con questa cosa, non ci hanno ancora fatto trapelare niente, potrebbe essere qualsiasi cosa queste cose. Ma veramente è uno scherzo che vi sta facendo, non lo so neanche io che cosa hanno fatto. No, scherzo, lo so. Sì, può mandare foto, io sono all'ultimo. Non lo so. Chiediamo a qualcuno. Sì. Sta arrivando qualcuno allora, che aspetta allora Carla, aspetta collegato. Un attimo, vediamo un attimo prima la diretta e poi eventualmente metti là sotto il post del video dove stiamo andando in diretta e vediamo se riusciamo a mandarle anche in onda oppure le vediamo direttamente dalla pagina Facebook. Comunque Carla, sì, ci fa piacere se ce lo Eleonora Mari Burlona. Salve. Ciao. Ciao. Ciao Adriana. Ecco Adriana. Ciao. Facci vedere Adriana. Ciao. Ciao. Se si vede. Allora, vediamo un po'. Allontana appena appena, così lo vedo bene. Oddio. Ok, perfetto. Lo vedo un po' offuscato. Aspetta che ho una connessione un po'. Perfetto. Ora si vede un po' meglio. Ho dovuto farne uno. Perfetto. Ecco, adesso si vedano. Adesso sì. Adriana, vanno benissimo così. Ne hai fatti 5? Si vedono? Sì, si vedono Adriana, vanno molto bene così. Mi piace anche molto come 5. Questo ho dovuto farlo diverso. E mi piace. Brava. Oh, perfetto, meno male, qualcuno coraggioso ha iniziato a farci vedere le sue cose. Miriamo, dai. Brava perfetto. Adriana. Allora, mi piace molto come l'hai colorato e mi piace molto anche la scelta che hai fatto nell'abbinamento. Bene, allora aspettiamo poi il risultato finale. E adesso vediamo. Grazie Adriana, ciao. Grazie Adriana, dopo. Aspettiamo gli altri step poi, Grazie. Allora, quindi a questo punto, che dici Claudia? Vado avanti o sì? Sì, se non c'è nessun altro aspettiamo magari un minuto per far finire, ho visto qualcuno era al terzo, qualcuno al secondo, qualcuno al quinto. Barbara sta provando ad entrare, vediamo se riusciamo a farla intervenire. Vediamo. E poi non so se Carla ha mandato la foto, io non magari vedo se riesco a verificare se magari è possibile mandarla online, altrimenti magari gli diamo un'occhiata lì e poi dopo diciamo i colori, vediamo che cosa ha scelto lei per fare il progetto. Allora, io sto un attimo vedendo la pagina, vediamo se riesco a vedere se Carla ci ha messo la foto. Aspettate perché c'è un sacco di commenti, quindi devo... Non riesco a trovarla, ma apparirà forse prima o poi. Ok, allora Barbara, tanto aspettiamo se sta entrando, mentre gli altri finiscono i cerchi. Ok, perché io poi con questi cerchi, cerchietti, mi sono ispirata ai cerchi di Eleonora della settimana scorsa. Ormai filone, però tu li hai divisi a metà. Io li ho divisi a metà, ho fatto la separazione. Quindi... sempre più piccoli questi cerchi, sì. Il prossimo progetto sarà il più microscopico, sarà un po' più piccolo sicuramente. Bene, vedo Eleonora che nel frattempo, bravissima Eleonora, Eleonora può essere d'esempio anche a chi non ha avuto abbastanza carta colorata per tagliare la base. Eleonora la sta colorando adesso, ha fatto prima i semicerchi e sta colorando. Carla chiede dove devo pubblicare, quando me le fa inserire. Non lo so. Come mai? Strano che non ti fa inserire le foto. No, è strano che non gli fa inserire le immagini su Facebook, basta fare un copia e incolla dell'immagine. In caso la puoi mandare a Info Youplacraft o se no Mari e vediamo di mandarla live noi.
se no tramite messaggio anche privato, Carla. Anche tramite messaggio privato sulla pagina di Yuppa Craft. Sì, così lo vediamo, poi Leandro dalla regia ce lo manda. Sì, noi siamo molto fiduciosi sulla nostra regia, quindi quando abbiamo dei Leandro, problemi tecnici noi abbiamo un faro. per noi è il top. E mi dice Barbara in messaggio privato che non riesce ad entrare. Non so come mai. Quello non lo so, dipende da lei. C'è un link, basta cliccare su quel link che abbiamo messo sui commenti. Glielo riscrivo proprio in questo momento. Basta cliccare sopra e si accede. Che poi mi sembra, scusate, Barbara anche l'altra volta è riuscita a venire in diretta, quindi la Barbara. procedura è la Sì, stessa, giusto? infatti. Sì, infatti dovrebbe, effettivamente lei la conosce, forse avrà qualche problema di connessione. Potrebbe, sì. Ecco, vedo che il link è stato Vedo Eleonora che riattivato. sta finendo sì. E poi vedo anche Eleonora che sta finendo di fare i semicerchi. Bravissima Eleonora, mi piace molto come stai lavorando. Va bene, più o meno sì. Bene, ci Intanto sono, poi ci adesso sono. dobbiamo fare un paio di cose, per cui nel frattempo anche la carta che ad esempio Eleonora sta preparando avrà il tempo anche di asciugarsi, per cui perfetto. In tutto questo ci sono troppi colori colorati. Ok, che Ci vuol sono dire troppi colori troppi colori colorati? colorati. Troppo sparati. Allora, Deve essere più sapete, dark la cosa. vedo che Carla mi ha mandato una foto, però non so come faccio, la pubblico in regia, mi dia. Ma No, tu non ti preoccupare. io non mi preoccupo, però vorrei darti questa L'ha foto. mandata a te o l'ha Sì, mandata no, l'ha Yuppa Craft? mandata a me. Quindi vedi là sul naso. Ok, quindi faccio una condivisione, quindi io mi assento un attimino così faccio questa operazione per mandare anche la foto di Carla, che io ho già Ok, visto ovviamente, è molto 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 carina, è molto anche carino, sì, Claudia. anche nella scelta dei colori, sì, mi piace moltissimo. Allora non vedo l'ora di vederlo anch'io. Bene. Aspetto, ora la vediamo, scusate un attimo, sono un attimo alle prese con questa operazione, io non sono multitasking, quindi se faccio una cosa non riesco a farne tante in contemporanea, quindi metto da Intanto, parte. ok. Perfetto, io sto intanto condividendo con la regia questa foto, che spero insomma riesca a mandarla perché è veramente veramente carina. Ok. Se tu la Bene, mandi, io te io. l'ho condivisa e Perfetto. aspetto e confido nella tua tecnologia. Tutti, Confidiamo tutti nella tua tecnologia, tutti. Leandro. Perché nella mia sicuro no. Sì, diciamo che noi non siamo più creative che tecnologiche. Bravo, bravo, bravo. Esattamente così. Ok, Allora. bene. Allora, adesso mentre la regia, mentre Leandro ci. Ah, che Eccola, ci vediamo. bello! Mi Ve piace l'avevo detto. tantissimo. E posso prendere spunto da quello che vedo adesso di Carla per dirvi il passaggio successivo? Certo. Anzi, poi Leandro me la rimanderai perché devo dire altre cose. Allora, come avete visto, adesso facciamo un altro passaggio. Ci servono, vi avevo chiesto dei distress un po' più scuri rispetto ai colori che avreste utilizzato, perché con il cuscinetto inchiostrato, ma qualsiasi metodo che voi utilizzate per fare le ombre, per scurire, per distressare, diciamo, i bordi, andate a lavorare su tutti i bordi dei vostri cinque semicerchi, quindi in modo tale da creare una sorta di sfumatura che non deve essere precisa, deve essere magari negli avallamenti un po' più, avete tagliato a onda, quindi negli avallamenti un po' di più, nelle onde che escono un po' di meno e andate a semplicemente un po' a sporcare questa superficie. Ok? Ok, giusto per definire un pochino i bordi Brava, di queste sì, onde serve per dare questa operazione. risalto. Esattamente, per dare risalto al nostro lavoro. Ok, Perfetto, cioè, allora io ho preparato il un distress, ma non ho preparato non mi ricordo mai come si chiama. Ora arrivo.
Sì. La spugnetta, io quella che chiamo la spugnetta. Sì, brava, anche io la chiamo la spugnetta. Tanto poi ci si Perché, capisce, non è? no, perché e diciamo che in questo ambiente ci sono molti termini tecnici, no? Però io Tanti, poi li tanti. chiamo un po' tutti a modo mio perché capisco subito che cosa sono e mi Però, viene più facile. bravo, per esperienza è vero, no, i nomi tecnici sono importanti, però per esperienza durante i corsi ho scoperto che è anche bello ricrearne nuovi di nomignoli, sono venuti fuori veramente un'enciclopedia, una Treccani. Quindi è divertente anche questo. Claudia, va benissimo come stai facendo, vedo anche Leonora, va benissimo come sta facendo, dobbiamo fare tutte esattamente così. Chi più chi meno, sempre un po' il discorso che abbiamo fatto inizialmente. Diamo risalto ai bordi dei nostri semicerchi, ma con libertà, come ci piace. Fermiamoci quando pensiamo di aver raggiunto il nostro scopo. Anche se vai un po' verso dentro. Il semicerchio va bene, Claudia, anche se ti Ok, spingi. questo poi. Sfumiamo, anche perché c'è una cosa molto carina che si scopre facendo questo lavoro, è che con i distress, dopo aver lavorato con gli acquerelli, stavo per prendere il mio progetto, mi sono fermata in tempo, e, con i distress andiamo, quando lavoriamo sulla parte del nostro acquerello, andiamo a sublimare quello che abbiamo fatto sotto e quindi è molto bello, viene fuori molto, molto meglio ancora di più il nostro lavoro. Mi Ok, fa questo piacere. lavoro, oltre che con i distress, potrebbe essere stato fatto anche con degli acquarelli più scuri e comunque scurito un po' i bordi per chi non avesse distress. Sì, chi non ha distress, sì, o anche chi ha distress ink, distress oxide, ma in realtà anche un VersaColor, un qualsiasi timbro, magari se lo carichiamo un pochino su un cuscinetto, andiamo a dare questa sorta di ombra, tra virgolette, colorata. Va bene qualsiasi inchiostro in realtà. Ovviamente magari non inchiostri come inchiostri a base d'alcol, perché magari sono troppo liquidi e magari vanno a macchiare, però magari inchiostri un po' più gessosi, un po' più morbidosi, ad asciugatura lenta. Allora lì possiamo utilizzare i materiali che vogliamo. Oppure se abbiamo le matite colorate, anche una sorta di sfumatura fatta con le matite colorate, ma una cosa fatta molto velocemente, deve essere proprio mettere in risalto la bordura. Ok? Sto Ok, parlando troppo. benissimo, io intanto sto No. procedendo in maniera molto random, molto irregolare, anche perché io non sono una grande utilizzatrice dei distress. Ma guarda, lo sai, neanche io, però in alcuni casi possono tornare utili. Sì, no, ma è proprio Però una cosa mia che ad magari esempio, utilizzo, ecco, come hai più gli detto te, acquarelli o altre cose. brava, come hai detto te, io tendenzialmente uso gli acquerelli o anche le matite colorate, però capisco anche che con i distress, con gli inchiostri è molto più veloce come movimento, come esecuzione. Vedo anche Leonora che va benissimo. Mi dispiace oggi non sentire la voce di Eleonora, però leggiamo i suoi messaggini, quindi va bene. Sì, le faremo rilasciare poi una dichiarazione, dopo ce la facciamo mandare, Brava. registriamo una dichiarazione sul progetto e poi la pubblicheremo in modo che lei ci dà la sua opinione su questo, se ha trovato difficoltà, se gli è piaciuto, se l'ha stimolato, insomma, faremo così per Certo. dargli voce. Allora, io Bene. credo, insomma, di aver finito, ho dato un po' di un leggero bordino, insomma, per definire i contorni. Scusate. Ecco, Leonora che E sta niente, scrivendo un quindi metto i messaggino. miei semicerchi a posto. Leonora ci scrive, mi piace. Ecco. Grazie Leonora, sono contenta. Con tanto di cuore. Io devo Contanto di fare un apprezzamento sulla calligrafia di Leonora. cuore. Lo stavo La per stavo fare anch'io. guardando prima. È vero. È molto bella la calligrafia di Leonora. Sì, mi piace tantissimo anche a me. E ti sta anche ringraziando. Sì, vedo. Ed è Ma vero, anche piace con un molto anche a minigomma. me. È Sì. bellissima. Brava Ele.
Vedi, Eleonora, sì, è brava, sì, pure a scrivere, perfetto. Bene, Eleonora, visto che avevi un pennarello in mano, sempre tra i materiali vi avevo chiesto di una penna, una penna gel. Io uso ad esempio queste. Io in questo caso ho la 05. E andate a fare nel bordo dei vostri semicerchi, seguendo il bordo, vi faccio vedere una sorta di ghirigoro in questo modo, così. Ecco, vediamo così. Se, aspetta che vedo. Ah, ok. Quindi su tutti i semicerchi. Quindi diciamo quello che abbiamo fatto un po' con le forbici prima, facciamo adesso con il pennarello. Esattamente. Io ripeto, lo sai, ripeto sempre i passaggi, okay, perché ho sempre una mia visione, una mia modo di dire le cose, quindi spero che magari con i miei interventi un po' strambi riesca anche ad aiutare gli altri. No, no, aiuti, aiuti, aiuti anche me, Eleonora, quindi vai. Sì, Eleonora, allora. Mi con il pennarello, mi raccomando, a punta fine uno 05 va bene, diciamo, non deve essere una, però servirà, a me piace molto, ecco, perfetto, così va bene, Claudia, va benissimo, e che io ce li metto ovunque queste cose con gli inchiostri, con le penne, quindi ce l'ho messa anche in questo progetto perché mi piaceva. E lo andiamo a fare su tutti i 5 semicerchi. Ok? Ok, io ho iniziato. Vado un po' molto a casaccio. Sì. Cercando di rifare quello che hai detto te. E dando questo tratto un po' movimentato. Sì. Okay. Così procediamo con il passo successivo. Io sono, me ne manca solo uno. Sì, 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 no, vai, vai. Ecco, fatto. Perfetto, fa vedere. Ok, ok, così, tutti e cinque, vero? Perfetto, ottimo. Sì, 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 ho fatto tutti e cinque, le vado a rimettere sempre qua, in modo che li possiate vedere. Ah, questa volta dai, l'inizio è stato un pochino più nei tempi, eh? L'altra volta mi sono un po' impicciata con quella copertina e vi ho rallentato tutti. Adesso mi sono allenata durante la settimana per essere, brava, al vostro, brava, passo. Brava Claudia. Allora, anche Eleonora vedo che sta facendo. Vedo anche Eleonora che sta facendo. Adesso dobbiamo dobbiamo prendere un cartoncino di recupero. Ok, sì. E un basil va benissimo, non è un problema, se non è molto spesso il cartoncino, se, diciamo che se è lo spessore della carta, del cartoncino dei Conflex, va benissimo, va bene, quello spessore è più che sufficiente. Adesso con quel cartoncino così di recupero dobbiamo cercare, Maria Antonietta, se uso oxide verde o rosa può andare secondo te? Sì, sì, va bene Carla, se sta bene con, sì, con quello che hai fatto tu, secondo me puoi anche mescolarli un pochino e crei una sfumatura molto interessante. Ora non so che sfumatura hai di verde o di rosa, ma secondo me entrambi anche un po' mescolati stanno molto bene insieme, anche puoi anche fare questo. Allora, ricordo, sì, scusami Maria Antonietta, intervento sempre con la voce fuori campo io. Dimmi, dimmi. Ricordo che se non riuscite ad andare in diretta o non volete andare in diretta perché siete timidi, potete mandare le foto direttamente alla pagina di Ufla Craft o tramite messaggio privato a Claudia o alla pagina stessa e noi le facciamo vedere, così insomma sappiamo quello che state facendo, esatto, se non volete proprio farvi vedere in diretta così. Come ha fatto Carla prima. Esatto. Ecco, io ho preso il mio cartoncino di recupero. Perfetto. E sto tagliando proprio adesso perché avevo la scatola. Va benissimo. Con quel cartoncino di recupero vai a fare tre cerchi da circa 6 centimetri, 6 centimetri e mezzo di diametro.
Non importa che siano segni anche nelle basi, no, io non li ho fatti, ma se Eleonora ti piace puoi farlo, oppure aspetta la fine del lavoro se mai li aggiungi. Io non li ho fatti, penso che mi abbia capito. Sì, sì, sì. E, ce li sta mostrando, ecco. Infatti. Ok, allora, questi tre cerchi da circa 6 centimetri, non importa che li fai perfetti, perché anche quelli li dovremo piegare e utilizzare come spessore. Quindi fate questi tre semicerchi e questi tre cerchi da 6,5 l'uno. Ok. Quando dici che non devono essere precisi, io sono contenta. La cosa importante è che poi tagliati in due o piegati diventino una base dritta, non ondulata. Ok? Bene, allora forse in questo caso mi sa che prenderò lo strumentopolo per fare i cerchi. Secondo me è la cosa migliore. Bene, seguirò il tuo consiglio. In quel caso... Perché se... arti di prendere lo strumento, ecco, perché secondo me, come hai visto come che ho fatto i primi, hai capito, no, che in realtà Claudia ce ne servirà un altro dopo di cerchio un po' più preciso, quindi ti prendi lo strumento. Perfetto, allora io mi adopero per trovare la misura. Sì, all'incirca 6,5. Carla ci guarda, ciao, io guardo, bene Claudia, guarda, Carla guardaci e poi magari se in un altro momento fai il progetto, noi siamo sempre comunque curiosi di vedere che cosa è fatto. Sì, perché comunque, ecco, ricordo che adesso siamo in diretta, ma il video rimane disponibile, quindi potete seguirlo e fare il progetto, insomma, quando più vi comoda. Eleonora si è collegata ora, ma Eleonora, guarda, puoi anche guardarci e poi magari recuperare in un secondo momento. Ecco, vedo Claudia che fa. Quindi Claudia, ne fai tre con il materiale di recupero, ok? Sì. Dico sì, ma attenzione perché anche questa cosa non è che sia proprio nel mio... Allora, Paola si è persa, scusa, mi sono persa, cosa dobbiamo fare? Credo che si riferisca ai tre cerchi, Paola. Allora, dobbiamo fare tre cerchi di materiale di recupero, quindi di cartoncino, di un diametro di 6,5. Io calcolate i video tagliati con, vi faccio vedere, con la fustella della Big. Ma voi potete anche una cartina, una cosa, o un compasso li ritagliate, ok? Dovete fare questi processi e fra un po' vi dico come dobbiamo utilizzarli appena Claudia li taglia. 6,5 va bene, vero? Sì, va benissimo. No, che dovevo trovare anche la misura perché ovviamente questi strumenti sono tutti in pollici. E io non mi ci trovo molto, quindi ho preso, se mi avete visto, la misura con il righello, è una cosa che non si può vedere, però funziona perché io adesso farò i miei cerchi. Barbara mi chiede se il colore del cartoncino non importa. No, questi primi tre, Barbara, non importa, perché sono solo cartoncini, ci servono di servizio. Adesso vi dico come. Questi primi tre non importa assolutamente. Io vado, ci sono quasi, Sì. Rumore di... sembra delle biglie. È bellissimo questo attrezzo, sì, Claudia. Questo attrezzo, come chiamo io, ci sono proprio delle palline che fanno, che permettono di far girare. E quindi il rumore, mi sono resa conto adesso, che è molto folcloristico. Certo, forte. Può essere usato anche come strumento musicale.
È vero, in una serata un po' così. Benissimo, Claudia. Adesso quei cerchi lì diventeranno dei semicerchi. O li tagli a metà e poi li andate a incollare l'uno sull'altro. Non ho capito. Si è visto dalla mia faccia. Allora, intanto li faccio a metà. Giusto? Brava, li tagli a metà. Ok, questo mio è più grande, non farci caso, li tagli a metà e li andate a incollare uno sulla. Puoi anche piegarli se non creano troppo spessore. E li puoi piegare, li incolli e li pieghi bene, li schiacciate bene perché sono degli spessori, ci stiamo creando degli spessori. Ok, adesso mi è più chiaro. Più chiaro. Più chiaro. E tra un po' vi dico dove dobbiamo metterli, così. Intanto il nostro progetto prende forma. Così Claudia, va bene. Ci metti un po' di colla e si incollano tra di loro. Ho venuto che usi una proprietà molto interessante. Certo. Ok, cioè, io sono sempre molto pratica, no? Leonora è precisissima, ragazzi, fantastico. Sì, infatti vedete la differenza fra me e io. Elisabetta dice, diametro 6 o raggio 6? Diametro. Elisabetta, diametro. Ecco qua. Perché quando uno non ha la pieghetta a disposizione, oppure l'ha persa come me, si deve arrangiare. Okay. Mi piace perché sbircio nelle vostre scrivanie, nei vostri tavoli da lavoro. Bellissimo. Sì, bellissimo bello. Perché io l'ho rassettato adesso per l'occasione. Un po' tutto. Perché così. Sennò non vedi neanche le mie mani. Io non so, sono curiosa, mi piace molto vedere gli spazi dove ognuna di noi lavora, però mi piacerebbe vederli prima della sistemazione. Ogni tanto mi capita di andare a casa di qualche amica creativa e devo dire mi rincuoro quando vedo le loro stanze, perché regna il caos, ma è un caos bellissimo, un caos creativo. Sì, sì, è vero. No, io per esigenze, perché sennò veramente non vedesse le mie mani, quindi per essere... Allora, Eleonora chiede se incolliamo a due? Sì. Sì, io li ho piegati così. Sì, così, Eleonora. Sì. Così, tre semicerchi alla fine dovete avere, doppi. Va benissimo, Eleonora, sì. Fai vedere Claudia. Io Claudia l'ho visto. Perfetto. Bene, però mi piace che riusciamo a comunicare anche con Eleonora, anche senza audio. Fantastica, Eleonora è organizzata. Andare anche oltre. Perfetto. Benissimo. Allora, ditemi se posso procedere. Consuelo, ciao, saluti Consuelo. Ciao Consuelo. Bene, allora Claudia, che faccio? Vado avanti? Tu sei pronta? Siete pronte? Sì, diciamo di sì. Credo che anche gli altri siano abbastanza alla pari. Magari aspettiamo un minuto perché ho visto che Elisabetta aveva chiesto del diametro dei cerchi, quindi credo che l'abbia fatta, anche se è velocissima lei, però okay, abbiamo creato questi tre semicerchi e abbiamo, tanto per fare un riepilogo, tre semicerchi doppi in cartoncino riciclato più invece cinque semicerchi. Allora, Claudia, abbiamo creato una carta pattern. Visto che li stai facendo vedere, mettiteli già per cortesia, così mi faciliti il lavoro, in ordine di grandezza i semicerchi. Grazie. Ok. Uno, due, brava, tre, quattro, cinque, perfetto. Poi ho i semicerchini.
Perfetto, Claudia. Allora, appena mi dai l'ok, io benissimo anche lui. Perfetto. Allora, perfetto. Adesso andiamo, dai. Tanto comunque se c'è qualcuno che rimane un pochino indietro e ha bisogno di ulteriori dimensioni, ok, gliele diamo senza problemi. Va bene. Partendo dal secondo semicerchio, quindi c'era quello più grande, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Il più grande è 1 e il più piccolo è 5, ok? Quindi okay. Prendiamo il semicerchio 2 e nel retro andiamo ad incollare un semicerchio di cartoncino. Ok, allineando la base. Allineando la base. Giustamente avevo un attimo spostato la colla e non la trovavo più. Vabbè, meglio le cose quando... Esatto. Le colle camminano. Eleonora, sì. È acquerellato? Sì, è acquerellato, Eleonora. Sì, abbiamo lavorato con gli acquerelli. Sì. Allora. Vabbè, ma con un'insegnante come Maria Antonietta potevamo venire. Che bello. Diciamoci la verità. Solo gli acquerelli. Io quando posso ci butto sempre gli acquerelli, lo sai Claudia, non mi conosci. Allora, io ho colato sul retro. Benissimo. Adesso prendi il semicerchio numero 3 e incolli l'altro semicerchio sempre sul retro. Ok, le metto accanto così le vedete le grandezze. Sì. Anche Eleonora vedo che sta procedendo e sta scrivendo sì. Un messaggio. Sta scrivendo un messaggio, merito. Grazie. Grazie. Ha ragione, condivido in pieno. Grazie. Sono un po' timida. Vi ringrazio. Ok, perfetto. È incollato anche il secondo semicerchio. Sì. Benissimo. E adesso il semicerchio 1, 2, 3, il semicerchio 4, quindi il penultimo. Anche qui vai ad attaccare l'altro semicerchio nel retro. Ok, quindi praticamente le incolliamo nei tre nei intermedi. Brava, sì. Ecco. Anche il mio terzo semicerchio è incollato, adesso lo premo un po' più. Io vorrei far notare la precisione di Eleonora, incredibile, sì, Eleonora. Con la cosina pistolina di sì, adesso si mette lì. È bravissima. È precisissima, brava Eleonora. Ma d'altronde siamo del infatti. Infatti io e Eleonora siamo proprio agli estremi. Io lei è precisissima, io ho molto distinto. Quindi mi arrangio sempre e cambio anche sempre le cose. Ecco anche il mio terzo semicerchio attaccato. Perfetto. Adesso appena vedo Paola, tutti e quattro, bravissimi, grazie Paola. Grazie. Ok, e vedo anche Eleonora, fatti tutti, quindi possiamo andare. Quindi adesso praticamente abbiamo tutti i nostri semicerchi con i tre intermedi con dietro i semicerchi, gli spessori, perfetto. Allora, adesso dobbiamo fare in questo modo, dobbiamo incominciare a incollare, ok? Quindi io prendo il semicerchio più grande, il numero 1, ok? Sì. E vado con il semicerchio più piccolo, quello successivo, quindi numero 2, vado prendendo il centro, quindi segnatevi il centro su ogni semicerchio in modo tale che non siete un po' ordinate, vado ad attaccarli uno sull'altro in questo modo, così. Ok, quindi devi combaciare il centro... Sì. Ma devono essere un po' sfalsati fra di loro. Devono essere sfalsati. Io, quello nel mio progetto, li ho sfalsati in questo modo. Io intanto vado a prendere il mio centro. Sì.
che non avevo segnato prima, quindi adesso cerco di fare in maniera veloce. Sto lasciando fuori ancora l'ultimo semicerchio, ragazze, questo lo lasciamo fuori ancora, Scusate, ma io oggi sono un po' cagionevole. Ok, allora io procedo, vado ad incollare. Sì. Ci provo. Sì. In questo modo, quindi brava. E incollo tutta la parte dello spessore che abbiamo creato? No, perché vai a mettere la colla sulla parte che poi sai che per certo si appoggerà, ok? Perché okay. Un po' ci va fuori, ok? Sì. Allora io faccio vedere che andrò completamente a casaccio, ovviamente. Fai vedere? Va bene così, Claudia, comunque. Va molto bene così. Stai interpretando bene il mio, la mia idea, brava. Meno male. Ma oh, che brava! Sì, oh, comunque, vedi se è poi uno a caldo o può essere utilizzato anche come ventaglio. Un ventaglio, brava. Che poi io dico così, ma potrebbe essere veramente questo il progetto? Sai, che ne sappiamo a questo punto. Ecco, diciamo che ci sono, poi faccio un po' di aggiustamenti, visto che ho utilizzato anche la colla, come si dice, quella la che permette anche un po' di riposizionamento, quindi. Di riposizionarlo, infatti poi quello ve lo aggiustate un pochino, e capisco anche che così al buio non è semplice capire, no? Poi alla fine, però più o meno dovete creare una forma gradevole, ecco, quindi... Penso che così, da quello che vedo, mi sembra abbastanza buono. Va bene, Claudia. Vedo anche Eleonora che sta proseguendo. Mi avvicino alla scrivania di Eleonora. Allora, questa è l'immagine di Carla, se non erro vero. Ma è quella di prima? Questa è quella di prima, sì. Sì. Ecco, l'idea è un pochino questa, in modo però più sfalsata. Giusto? Più sfalsati. Ok, un po' a destra, un po' a sinistra, e un po' a destra, un po' a sinistra. Ok? Sì. Benissimo. Adesso ci rimane sempre libero l'ultimo semicerchio, lo mettiamo un attimo da una parte, perché dobbiamo preparare una piccola cosa. Non posso entrare a salutare, mi blocca il browser. Ah, Eleonora... Eleonora utilizza Google Chrome. Sì. Con Google Chrome non hai problemi. Io non so se hai il Mac... Se hai il Mac, Safari dà problemi, quindi se puoi utilizza Google Chrome, lo dico un po' a tutti, utilizzate Google Chrome o Firefox, anche su Firefox funziona. Sì, anche Firefox, sì. Allora, adesso con una carta pattern 2-3 diverse, io ho utilizzato un Basil e due carte pattern in abbinamento ai colori a contrasto, in realtà le usate, comunque due diverse, andate a cercare, a fare tre cerchi da circa 9 centimetri e mezzo. Ok, la cosa importante è che non andate a 9 centimetri e mezzo, è perfetto, massimo 10. Io riprendo questo attrezzo cercando di capire qual è la dimensione. Io come al solito entro con le informazioni di servizio. Eleonora, ho capito che sei tramite Shell, ma credo che anche lì dovresti usare un browser diverso. Se hai un iPhone mi sembra che ti parte direttamente tipo Safari o comunque il browser interno, e quello lì dà problemi, quindi dovresti installarti un browser come Chrome o Firefox sul cellulare, lì sull'iPhone. Però io con l'iPhone non riesco ad entrare, lo sai? Non ho capito. Che io col cellulare entro con l'iPhone. Lo sai che non so come mai non entra? Io c'ho Safari, ma bisogna vedere poi un po' come sono organizzati. Allora, scusate, io passo un'altra immagine alla regia, perché Carla ci mostra il suo
desktop. Quindi, dai. Parlavamo prima delle scrivanie, facciamola vedere visto che me l'ha mandata. Allora, eccola qua. E nel frattempo che ci manda il... Hai detto il cerchio 9 o 10? 9 e mezzo, 9 e 9 e mezzo. Meglio 9 e mezzo, se riesci. Sì, faccio 9. Va bene. Guarda, puoi fare anche 10 se non diventa più grande dell'ultimo semicerchio. Ok? Ok. Chi è? Qui è entrato... Ecco, questa è la scrivania che ci ha mandato. Ah, la scrivania! Grazie! Perché io ho detto prima che sono curiosa, ero curiosa di vedere i tavoli da lavoro degli altri. Ma tu sei ordinatissima, Carla, vero? Sì, Carla, è di Carla. Ordinatissima, Carla. Non ti faccio vedere la mia, meglio di no. La scrivania di Carla. Allora, io ho fatto intanto una prova, sì, del semicerchio, quindi la faccio di 10. Va bene. Nel cerchi di Basil, Eleonora mi chiede cerchi di Basil, puoi farne uno di Basil e due di pattern oppure tutto di Basil, puoi scegliere tu, basta che siano tre cerchi. E Laura chiede, mi puoi ridire le misure? Credo che si riferisca all'ultimo cerchio, 9 e mezzo, 10. Claudia lo sta facendo di 10. 10, sì. Sì, Claudia lo sta facendo di 10. Io ci tengo a informarvi che c'ho un mio amico che sta guardando la diretta, che non c'entra, sì, nulla con queste cose che state facendo, e che mi ha detto, adesso sono curioso di sapere cosa esce fuori. Anche noi raggiungeremo. Anche io sono curiosa. Perché in realtà mica lo so, Leandro. Loro non l'hanno capito. Sto improvvisando insieme a noi. Super cazzola, come si suol dire, no? Ma non l'ho capito neanche io. Cioè, io no, cosa, la regia, faccio queste cose qui, sposto le immagini, metto i sottotitoli, le cose. Però non so che cosa esce fuori. Vedo Eleonora che prega Basil. Bene, molto bene. Permettetemi di dire un saluto a Mattia. Ciao Mattia, grazie di seguirci. Ciao Mattia, saluto sì, è quel pure ragazzo io. Che ha detto che è curioso di sapere cosa uscirà. Bene Mattia, allora seguici, così lo scoprirà. Insieme a lui in diretta. Con noi, sì. Barbara, anche lei dice 10, va bene Barbara. Fantastiche le palline di Claudia. Sì, sì. Mi piace un sacco questo, Claudia. Sì, sì, è molto carino. È molto veloce rispetto a fustelle e agli altri strumenti, sì. Credo che me lo comprerò pure io. È innescato un bisogno, brava. Tanti ne abbiamo pochi, vero? Questa mamma mia. troppi. Dopo che fate questi cerchi così, visto che state con i cerchi, ne fai un altro di cartoncino qualsiasi, sempre un po' come quelli di prima, ok? Quindi uno da da 6,5 centimetri. Sì, ci serve con questo, allora, con questa struttura che stiamo preparando. Ok, io nel dubbio ho fatto su un cartoncino bianco, così okay. Poi non so come a che cosa servono, quindi eventualmente o di carta pattern, perché poi adesso d'ora in poi possiamo utilizzare carta da scrap normalissima, basi, okay, e via dicendo, quindi puoi utilizzarli, puoi anche lasciarli bianchi, dipende sempre da quello che poi vorrai fare. Ok, allora l'altro cerchio detto di cartoncino di recupero. Sì, come quello di prima, quindi 6,4, 6,5, 6, come l'avevi fatto prima. Deve essere preciso?
come quelle di prima. Okay. E anche quello lo pieghi in due. No, siccome prima avevo sbagliato a farne uno, una lo ritaglio leggermente. Brava. Della serie ricicliamo tutto. Esattamente. Ok, sei. Va piegato questo? E quello va piegato e incollato. Come quelli di prima. Esattamente. E poi quello, e poi anche i tre cerchi che avete fatto. Sì, posso dirtelo. Li andate tutti a piegare così. A metà. Però lasciando. No, allora la base? Sì, li devi solo piegare quelli grandi di cerchi, eh? Ok. Allora, Silvia ci dite cosa sta, ci chiede cosa stiamo facendo di bello. Stiamo facendo un progetto al buio. E noi che stiamo eseguendo non sappiamo che cosa sia, solo Maria Antonietta lo sa e ci sta guidando in questa realizzazione. Quindi per adesso abbiamo creato dei semicerchi e abbiamo dato vita a questa struttura che assomiglia un po' a un ventaglio. Ciao Mara! Ciao Mara! Però non sappiamo quale sarà il risultato finale ancora. Non lo so neanche io. Va bene? È un progetto in essere, stiamo facendo così. Scherzo. Allora adesso, sì. Dimmi a che punto siete arrivati. Allora, io adesso sto prendendo un attimo la metà dei miei cerchi. Allora, saluta. E le andrò a piegare a metà. Ok. Ma devo fare una piega secca? Sì, guarda qua. Ah, così. Okay. Tutti e tre. Barbara dice sei un attimo distratta, ma non so a che punto. Barbara, a che punto ti sei distratta? Facci sapere a che punto ti sei distratta, così magari ti possiamo dare le informazioni. Luisa ti blocca. Questa è mia zia. Ciao zia. Salutiamo la zia di Maria Antonietta. Mia zia, sì. E anche Mara. Allora, i tre cerchi i tre sono cerchi, la distrazione di Mara, di Barbara. I tre cerchi, Barbara, devi fare tre cerchi, uno di Basil, uno e due di carta pattern, oppure tutto di Basil. Iniziamo con la parte più decorosa e vai a fare questi tre cerchi da 9,5-10 e li devi piegare. Poi ho detto a Claudia sempre, non so se forse ti sei distratta, anche lì di farne un altro più piccolino come quelli di prima, di cartoncino di cartoncino di recupero, quelli li ha fatti, ne devi fare un altro da 6,5 e piegarlo in due come sta facendo in questo momento Claudia. Ok? Già piegati, perfetto. E poi l'altro cartoncino. Adesso Claudia, quello piccolino di cartone lo puoi già incollare, chiudilo già con la colla. E poi sì, e poi vai a piegare tutti i cartoncini. Vedo anche Leonora che lo sta facendo, i cartoncini di Basil. Leonora li puoi già piegare. Io ho già piegato. Li ho disposti lì così almeno si vedono. Zia, vi sto guardando, zia, un grande abbraccio a tutte. Grazie zia. Grazie Luisa. Allora, Carla chiede se i cerchi sono tagliati a mano, vanno bene. Guarda Carla, va benissimo, più o meno, tanto sono sicura che tu per come sei brava li hai fatti abbastanza regolari e poi li vai a piegare così, ok? E li vai a piegare. Adesso questi tre cerchi, io non ne ho un altro, ne prendo un altro un po' più grande, ma solo per farvi vedere come dobbiamo fare. Andiamo a incollarli in questo modo. Facciata sì, ci vediamo. Contro facciata. Mi vedete?
Sì, ti vediamo. Ok. È chiaro? È chiaro? Sono due o tutte e tre? Tutte e tre, quindi facciata a facciata e il terzo facciata a facciata, ok? Ok. In modo da ottenere una sorta di ventaglietto, no? Cerchio tridimensionale. Un cerchio tridimensionale, perfetto. Grazie. Lo so che le mie definizioni sono sempre esaustive. Vedo l'onora che allora, sta... Allora, io vado ad incanalare. Con la pistolina, Eleonora. Mamma mia, ha un nome quella. È enorme quella cosa, ma come si fa a essere semplicissima? È praticissima, scusa. È fantastica, sì, è molto pratica, mi sa, perché la vedo che la usa in tutto. Ecco che Eleonora scrive. Vediamo chi indovina che cosa scrive Vincenzo. Vediamo un attimo. Sì, sì, comodissimo. Comodissima. Io quella non ce l'ho, mi manca. Ma che a io? Due bisogni mi stanno provocando questa diretta. Il cerchio e quella pistolona là. Quindi hanno anche dei rubi tecnici, ma noi ovviamente. No, vabbè. Mai più senso. Brava. No, dei nomi tecnici non ti occupiamo in questo momento. Allora, Claudia, vedo che hai fatto esattamente quello che avevo. Brava, che mi ero immaginata. Ora, in uno dei due lati vai a incollare il semicerchio di cartoncino di recupero. Sì. Lo vai a incollare, esattamente. Procedo. Procedi. Ecco qua. Oggi mi sorprendo della mia velocità. Bravissima. Sarà il giorno di festa, non so. Che mi è andato un po' più sprint. E ecco qua. Adesso aspetto che prenda. Sì. Benissimo. Adesso nell'altro lato invece lo giri, vai a incollare l'ultimo semicerchio che avevamo lasciato fuori, quello più piccolino. Questo decorato? Sì, quello decorato, lo vai a incollare. Così, sempre a filo, eh? A filo la base? Sì, così. Ok? Okay? Sì. Vedo Eleonora che aveva attaccato anche l'ultimo semicerchio. E adesso sto staccando. Beccata, beccata. Eleonora dice che ci segue, ma sono qui ancora. Aspetta, scusate, c'ho un quale. Ha problemi a collegarsi, ha detto che ci segue, non riesce ad andare perfetto. In diretta. La prossima volta cercherà di andarci. Va bene. Sì, 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 allora ti aspettiamo per la prossima volta. Anche perché Eleonora poi, ho visto, ha fatto anche il progetto di sabato scorso. Sì, sono sicura molto, molto carino. Molto carino, sì. Ok, intanto la nostra Eleonora scrive, aiuto. Secondo me questa cosa dei bigliettini dovremmo metterla come cosa fissa nelle nostre dirette, sì, che è vero, molto è caratteristica vero. Allora adesso Eleonora chiede, perfetto Eleonora, ripeto per Eleonora ma anche per chi è un attimino indietro e magari Claudia mi aiuta a far vedere. Allora abbiamo ottenuto, ecco, benissimo, adesso Eleonora deve attaccare il semicerchio di cartoncino di recupero dietro un lato della sfera tridimensionale che abbiamo ottenuto, così l'hai chiamata Claudia prima, cerchio tridimensionale. Sì, sì, esatto. E poi nell'altro lato invece l'ultimo semicerchio che avevamo decorato per ottenere esattamente quello che adesso Claudia ha sfogliato.
E questo, questo lavoro qua andiamo a incollarlo in questo modo per dritto su tutta la nostra struttura. Quindi sarà l'unico pezzo che andrà ad essere incollato dritto, così. Ok, quindi okay. Dritto alla base ultima. Sì, sempre a filo. Ok. Così. Allora, io intanto metto la colla. Sì, sì, e poi vai a incollare sopra così. E mi dici, Maria Antonietta, se va bene. Sì. Ecco, ho cercato di metterlo dritto rispetto all'ultimo. Sì. Ecco, io premo sempre perché avendo la colla quella abbastanza liquida... Devo premere un po'. Tu non usi il pistolone di Eleonora? No, mi manca. Devi segnarlo fra le cose che mi mancano. È così, no? Bisogna mandare anche dei messaggi subliminali. Certo. Allora, io ho, sto premendo. Per far presa, vedo che anche Eleonora sta... terminando di incollare il suo cerchio tridimensionale con tutta la sua calma e flemma di sempre. Sì, così, brava Eleonora. Sì. Esatto. Così, ecco. Per dritto. Esattamente, sì, un po' più giù, perfetto. Ok. Ok, ce la può fare. Sì. Mi piace che, sì, no, mi piace che riusciamo a comunicare, come ho detto già, anche senza avere l'audio, insomma, il modo di squadrare queste difficoltà tecniche si trovano sempre. E così ci mostra anche bene. Sì, ma devi mettere lì la colla, Eleonora. Sì, sì, su quel cerchietto, sì, sì. E infatti abbiamo creato degli spessori, perché se lo guardiamo di profilo, infatti. Vediamo che c'ha un... come si chiama? Uno spessore, insomma. Lo spessorato verso la struttura, verso il semicerchio piccolo. No, lo spessorato va verso la struttura, perché deve andare a... il semicerchio piccolo va incollato verso la struttura, Elisabetta. Guarda, sì. Se io intanto lo faccio vedere. Brava. Ovviamente c'è... Quindi c'è il pezzo di lo spessore e poi sul davanti, ecco, c'è anche, ecco, esattamente così. Fatto in, successivamente, poi quando farete degli abbellimenti lì, potete metterci un piccolo velcro per non chiudersi, oppure ci infilate un nastrino, un fiocchettino. Io ci ho messo un nastrino e ci ho fatto un fiocchettino. Ok, adesso io mi occupo della struttura, poi magari poi questi piccoli accorgimenti ve li suggerisco, va bene? Sì, sì, come sempre, intanto andiamo a fare anche quell'altra volta la struttura. Sì, facciamo ovviamente, uno poi se lo decora anche un attimino con calma, a seconda sì. del tema che vuol dare. Io questo, così poi una volta che abbiamo capito anche qual è poi il progetto, com'è il progetto che ora sta prendendo forma, poi ci possiamo sbizzarrire con le decorazioni. Adesso pian piano comunque il progetto sta diventando sempre più chiaro, secondo me. Io sto rischiando di fare il progetto finale. Eh? Per me è sempre un ventaglio per l'estate. No. Adesso andiamo a creare un mettiamo da parte la struttura. E, per concludere un secondino la struttura, andiamo a creare un vediamo un po', sono indecisa se farvi concludere, sì, vi faccio concludere questa struttura qua, questo pezzettino qua, un semi mi fate rivedere come incollare, Carla, allora, subito se hai fatto il insomma la struttura dei tre cerchi le devi incollare lato sul lato, in modo che ti viene una cosa del genere, quello che io chiamo il cerchio tridimensionale, chiamiamolo così.
Insomma, io ti faccio vedere, poi se hai altre domande non capisci, Carla, ce ne fai delle ulteriori. Qua Sì. poi abbiamo incollato sul retro uno spessore fatto dal cartoncino di recupero come i precedenti, e sulla parte frontale invece l'ultimo semicerchio che abbiamo decorato, che abbiamo creato. Credo di Ok, allora essere. Va, giusto, Mari? è stata chiarissima, cioè perlomeno io avrei detto così, quindi spero che per Carla vada bene, ma siamo qui. Sì. E adesso andiamo a fare un altro semicerchio più o meno sempre di 6 centimetri e mezzo che andrà a decorare, questa è una parte un po' più decorativa, la parte proprio del semicerchio più piccolino davanti, quasi a come creare una Qui. corolla di un fiore. Ok. Ah, ecco, Bene, Luisa, che è sempre pazzia, ha detto che torna dopo per vedere il progetto finito. Ti aspettiamo. Allora, procediamo. Questo lo mettiamo un attimo da parte, giusto? sì, ora con un basil colorato io ho fatto un semicerchio e in realtà la grandezza del semicerchio io ti suggerisco come misura 6,5, sempre per rimanere sempre su quelle misure. Fai un semplice semicerchio e intorno al semicerchio, nella parte a rovescio, andate ad attaccare dei pompon oppure un nastrino un po' arricciato e poi questo semicerchio va incollato sulla parte sempre a filo su questa parte qua, sulla parte che si apre. Ok? È proprio solo una Quindi cosa del. È una cosa decorativa, però almeno quantomeno abbiamo la struttura più o meno completa, perché poi andiamo a creare altre cose tra qualche minuto. perfetto, quindi diciamo ora non è la giusta misura, però il semicerchio che poi andrà messo tipo qua. Esattamente, andrà messo così, esattamente così, Claudia, e intorno io ho messo un nastrino arricciato, ma volendo, visto che vi piacevano tanto, che tutte ce l'avevate, anche i Sì, il pompon. pompon. Esatto. Allora, se riesco a recuperarle, li metto. E Altrimenti intanto devi cerco far anche trovare. una carta Sì. che ovviamente non ho pronto. E quindi andrò con il mio cartoncino bianco che poi decorerò. Va bene. Quantomeno Ottimo. ancora i pompom o i pompon? Sì. È sempre lo stesso dilemma. Si ripetono, sì. Ok. Allora, vedo che Leonora sta andando avanti. Sì, Eleonora sta facendo brava il semicerchio. Brava Eleonora. E poi lì potete attaccare dei pompon, come dicevo, pure un nastrino arricciato. E poi quando vi farò vedere anche il mio progetto finito, potete anche sbizzarrirvi con abbellimenti successivi. Io adesso vi do soltanto degli elementi essenziali per avere Certo. comunque la base pronta. E poi sono sicura che la vostra fantasia vi porterà a fare lavori meravigliosi. Io intanto ho Ho recuperato il visto il pompon. così almeno ce l'ho a disposizione. La settimana scorsa sono andata in crisi perché non avevo un pompon, ragazze. Non ne avevo uno a casa. Mannaggia. Sotto questo semicerchio metto uno spessore. No, 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 Eleonora, lo vai ad attaccare direttamente dopo aver messo magari un giro di pompon, un giro di decorazione. Va bene? Non so se sono stata chiara. Ok, Sì. tanto va incollato. Comunque io rimango intanto predispongo un po' quello che sono i pezzi che vanno per il progetto e poi come l'altra volta andrò poi a decorarla magari con calma per dargli un po' una forma che più mi si aggrada, insomma, una decorazione che sia un po'
delle mie corde, come si dice. Quindi intanto preparo i materiali e faccio vedere, poi qui metterò sotto del pompon a rosa un po' più chiaro, che comunque mi va a contrasto con lo sfondo. Esattamente. Quindi, intanto io preparo i materiali che poi vedrete che utilizzerò poi nella versione finale. Ok, allora possiamo andare avanti. Ma direi di sì, se qualcuno, ma qualcuno non si palesa, non vale farci Infatti, si vuole far vedere un po' che sta facendo. Intanto vado a prendere una cosa, eh. sì, Oggi qualcuno. sono tutti Oggi timidi. sono tutti timidi, oppure sono tutti presi da questo progetto perché veramente non sappiamo che cosa sarà alla fine, È quindi vero, sono può essere. concentrate su non perdere neppure un passaggio di questo progetto. È vero, Secondo me, poi dite anche la vostra. Poi oggi ci sono anche un po' di problemi tecnici, quindi sarà anche un po' anche quello, mettendo le due cose insieme. E niente, io ho preparato il pompon, vedo che comunque Eleonora sta andando avanti e rinvitiamo, come vedete sullo schermo, di venire in diretta con noi, quindi qualcuno che vuole far vedere i progressi, oppure sempre anche la fine, va bene, anche il progetto finito. anche la Ecco, fine. Eleonora vedo che sta procedendo, anche lei ha trovato i pompon. Brava Eleonora. Tutti abbiamo i pompon, solo te, Maria Solo Antonietta. io non ce li ho e qua bisogna che io faccia rimedi su questa cosa, ma appena si potrà uscire vado Mara da. sta cercando di recuperare. Bene Mara, Sì, bene. dai, dai. Brava Mara. Quindi sì, i pompon devi assolutamente provvedere appena la situazione Adoro il si sistema un pompon, po'. ma anche io, Leonora, ma infatti non si capisce perché non ce li ho, ma sicuramente saranno dentro qualche scatolone. Dove va messo l'ultimo semicerchio? Mi chiede Laura. Laura, allora, quello, penso che Laura si riferisca al semicerchio decorato con i pompon, dove lo sta facendo vedere Claudia. È proprio una decorazione, quindi va tutta incollata con i pompon, così come sta facendo vedere Claudia, sull'ultimo semicerchio, quello che si apre. Spero Ok? sia chiara dal video. Ok, io lo sto facendo da cuscino alla mia bimba che dorme, nel frattempo vi guardo curiosa di scoprire cosa sarà. Va bene, Grazie. ecco Ecco, vedo qualcuno. Barbara. Barbara, ciao. Ciao Barbara. Facci vedere un po' che hai fatto. Anche lei non parla. Ecco. No, non parla nessuno. Ok, benissimo, Barbara. Ok, va Ah, che benissimo. bei colori, che bei colori. Bellissimi, benissimo Barbara. Intorno a quel semicerchio, poi magari in un secondo momento, quando farai gli abbellimenti, se hai dei pompon o un nastro arricciato, lo puoi sempre mettere. Però in realtà questa è una cosa che possiamo aggiungere in un secondo momento, quando abbiamo sempre più chiaro il progetto. Va bene? Grazie Barbara. Ti Grazie. aspettiamo alla fine, per vedere il proseguo del progetto, mi raccomando. Ok, Grazie Barbara, ciao, a dopo. Allora, andiamo mi avanti. rimetto qua. Vedi che sul finale si fanno coraggio, forse vogliono farci vedere il progetto più completo. È quello che penso anch'io. Eleonora ci dice che poi ci manderà il progetto finito come l'altra volta. Anche Alessandra, sì, ci fa molto piacere vedere le vostre interpretazioni. Sapete, potete mandarci le foto per messaggio privato, oppure potete fare direttamente un post sulla pagina di Craft con le foto allegate, un pensiero, se volete spiegare anche il vostro progetto. Ah, anche Mara Mara ha ha trovato i trovato pompon. il pompon. Bene, Bene, molto bene, solo te e Maria Antonietta, comunque, bene. sì, Proprio non c'è. continua. Grazie, Sappiamo Claudia. cosa regalarti a Natale. Brava, tanti, tanti, tanti pompon. Allora, adesso Esatto. iniziamo a costruire. Io ho fatto qualche elemento da. Non so se. Dai, è chiaro adesso questa base. Serve per. No. No. Eleonora, tu hai capito? Oh, voglio far scrivere un altro biglietto, voglio farlo Vai, scrivere. Eleonora, Perché dici che è mi piace tutto. troppo questa cosa.
Ciao! Ciao! Bellissimo! Bello, Paola, bellissimo! Bello, molto bello, sembra un arcobaleno. È bellissimo. Brava Paola. Grazie, siete buonissime. Ciao. Ciao, allora, grazie, ci vediamo. Grazie, ciao. Ci piace. Stato un po' di... che parlavamo tutti perché ci siamo entusiasmate con questo progetto super colorato di Paola. Sono molto contenta. Dicevo, Leonora che ha scritto che ha capito, ma così. Dai, è semplice. Adesso è semplice. No, sì. Anche no. Chi è in linea, scriva anche sotto se sulla pagina si è capito che cos'è oppure no. Vediamo un po' se qualcuno ha qualche ipotesi. Abbiamo praticamente tipo un sondaggio. Abbiamo un sondaggio, sì. Su Facebook, vai, scriveteci o qui, insomma, che cosa secondo voi è, se avete capito che cos'è questo progetto di Maria Antonietta. Io rimango per il ventaglio. Allora, adesso però, andiamo. Ho un po' dubbio su questa cosa qua, che sul ventaglio non c'è, però tutto può essere. Allora, aspettiamo le vostre risposte, dai, siamo curiosi di vedere che cosa pensate di questo progetto. Allora, adesso andiamo a creare un elemento che andrà inserito in questo nostro progetto. È un mezzo fiore dove far uscire delle foto. Ecco un'interpretazione di Leonora. È questo? Mi piace. Anche. Poi Maria Antonietta non sa se dirlo o non dirlo. Sì, perché io se l'ho qua sotto caso ve lo farei vedere solo in 3 secondi. Ora non lo faccio. Allora, vabbè, adesso dai, dobbiamo... finiamo qualche altra cosa e poi alla fine ce lo svelerai ovviamente, proprio il tuo progetto, quello che hai fatto te. Certo. Allora, adesso dobbiamo fare con una carta Basil... si possono infilare le foto tra un cerchio e l'altro. Chiara. Sono simili. Mi piace questa cosa. Forse sarà la strada giusta. Io un'idea ce l'avrei, forse un portalettere. Portalettere? Anche. Può essere anche quello. Dobbiamo tagliare una striscia di carta, pattern, in abbinamento sempre ai colori che abbiamo scelto, quindi fate voi o Basil o pattern come preferite, e lunga 28 cm e alta 11,5. Io l'ho fatta di questa misura, ma vi consiglio più o meno di rimanere su questa misura, perché nella copertina di questo, posso dire, è un piccolo mini, io sono andata a mettere le scritte tipo queste. Ovviamente ho messo la scritta Dreams di Upla, per cui ho usato proprio la scritta come copertina, per cui alla fine sono andata a fare proprio a ripercorrere quella misura. Quindi di carta Basil vi fate una bella striscia 11,5 x 28 e poi andate a fare 2 copertine di carta pattern da 7 x 11,5. Va bene? Ditemi se sono stata brava, se sono stata chiara, altrimenti vi ripeto. Non sono stata. Eleonora dice che devi mostrare il progetto. Sono curiosa. Allora, ancora non può. Tra poco. Dice il boss. Io mi sono persa le misure. Allora, una striscia di Basil da 11,5 x 28, e come vi dico anche che cosa fare, dovete andare a cordonare ogni 7 cm, quindi 7, 14, 21, 28. Sì, ora è più chiaro. Allora, io vado a tagliare un cartoncino che mi farò una striscia 11,5 x 28 e poi vai a cordonarla e la pieghi. Ok, ecco, queste operazioni di taglio sono più lente, però perché le misure e i numeri non sono il mio forte, quindi mi impiccio un po'. Allora, 7, 14 e 21, giusto? Sì,
E poi tanto è lungo 28, quindi in teoria ti deve rimanere l'ultimo pezzo. Vediamo ora che sta. Brava. Anch'io vado a prendermi un altro strumento, quello qua. Poi vi servirà. Ok, cordonato. Benissimo. C'è il segnetti. Lo vai tutto a piegare e poi taglierai due pezzetti di carta pattern, di carta da scrap, 7 per 11 e mezzo. Sì. E questo lo piego a fisarmonica? O... Sì, così, brava, così, è perfetto. Poi andrai a incollare appunto quei due pezzetti di carta che adesso ti vai a tagliare, a ritagliare. Io faccio sempre con i cartoncini, poi mi predispongo. Sì, sto vedendo sì. Che scrive Leonora. Un altro messaggio? La carta pattern si può aggiungere dopo? Allora, io intanto lo... Sì, si può aggiungere dopo, solo che adesso ti servono comunque due copertine, se lo vuoi concludere adesso, oppure lo puoi concludere anche dopo, perché per fare questo piccolo mini dovete mettere anche un nastrino. E va incollato, adesso se magari anche Claudia taglia due pezzetti di carta, lo vediamo, va incollato tra il mini e la carta pattern. Non sì, so io se intanto sono... sto usando il cartoncino, sì. Ma poi dopo per far vedere magari il meccanismo che tu sì. Ci descrivi, così magari sì. Lo montiamo insieme e poi dopo lo finirò con calma. E serve all'incirca un nastrino, un pizzo, io ho messo un pizzo da 30-35 cm per poter poi chiuderlo, chiudere e fare un fiocchetto carino. Ok, allora io queste sono due copertine, sarebbero esattamente, quelle sono le copertine sulla quale poi sono andata ad incollare la scritta di Upla Dream. E vanno incollate, brava Claudia, grazie, così a casa chi sta mi fa vedere come le incollo, brava. Adesso Barbara te lo fa vedere Claudia. Claudia, prendi anche un pezzetto di nastro che può andare bene, anche il sì. Popolo, non importa. Sì. Okay. E lo vai, guarda, lo devi mettere proprio in trasversale. Guarda, faccio io una cosa qua, guarda. Sì. Allora. Faccio una cosa. Sì, se ci fai intanto la dimostrazione e poi facciamo sì. Vedere anche noi. Eleonora, allora. Sì, vedo che sta piegando sì. L'interno del mini. Solo per non farvi vedere magari la mia... C'è una fisarmonica. Sì, è una fisarmonica, quindi andiamo a mettere, sto cercando un nastrino, ecco, prendo un rimasuglio della volta scorsa, allora facciamo che questo è la mia fisarmonica e questa è la mia copertina, ok? Quindi prendo la mia copertina, la base, prendo il nastro e lo metto per così, ok? E qua vado a incollare la copertina davanti e dietro. In modo tale che poi quando vado ad aprirlo, dietro mi rimane chiuso e davanti è così. Ok? Okay, allora, sì, sì, e poi sì, vado sì. A fare un fiocchetto qua. Ok, io prendo, tanto per farlo vedere giusto con il nastro carta, così almeno perché non ho la colla, quindi lo mettiamo proprio all'esterno centrale, lasciando sì. Un po' di sbordo sì. Laterale, vado ad incollarlo sì. Sul retro in modo che rimangano due pezzettini sì. Che ci posso fare un fiocco. Brava, ci puoi fare un fiocco. Dopodiché vado a incollare la pattern, quello che avete sopra, con copertina 1 e sul retro per coprire il nastro. Brava.
e Laura chiede le misure. Laura, sono 7x11,5. Poi lo andate a decorare a piacere, poi quando vedrete anche il mio magari sarà un'indicazione ancora più chiara. E questo è un primo elemento che andiamo a inserire nella nostra struttura. Quindi era un portafoto? Anche un portafoto. Okay, questo lo inseriamo all'interno. Sì. Ok, sì, poi magari la copertina uno se la gestisce anche in base al tema delle foto che inserisce, quindi questo è strettamente personalizzabile magari anche in un secondo momento o quando uno ha deciso che cosa metterci dentro. Sì, anche perché poi, Leonora chiede se le misure e i materiali li metteremo nella pagina, sì. Esatto. Però Claudia, li metteremo nella pagina? Sì, lo metteremo tutto. Ok. Adesso andiamo a tagliare invece tre cuori di carta Basil cartoncino. Io ho fatto in questo modo, ho tagliato i cuori, intanto vi do una misura indicativa che è un cuore all'incirca di 8,5 cm la parte più larga. La larghezza, giusto? La larghezza, sì. Ce l'avevo da queste parti, eccolo qua. E di questi ne tagliate tre. Io ho fatto due Basil e una carta pattern. I due Basil li ho usati esternamente, la carta pattern internamente. Vale a dire che adesso voi tagliate questi tre cuoricini. Due li unite e il terzo va tagliato a metà, che io adesso quindi mi preparo, vi faccio vedere. Picche. Se vuoi io posso fare anche delle picche. Mi mancava Leandro in questo momento. Sì, che... sì, possono essere anche fiori, possono essere anche picche. Scusa Maria Antonietta, i tre cuori devono essere uguali. Sì, perché uno sarà la finestra, no? Che si aprirà. Mi sto preparando anche io velocemente, così vi faccio vedere. Io intanto taglio il mio cuore e poi faccio, lo ricalco in modo che mi vengano tutti uguali. Esattamente, io solitamente faccio così, sempre perché sono un po' pigra a prendere la big, la 18, così. Io solitamente mi faccio tutto in... velocissimamente a mano. Sì, mi piace molto. Perché sei anche scrittrice, illustratrice, tu sì. Anche chi magari non ha la facilità di disegnare. Sono pigra, quindi... Però ecco, chi ha anche delle fustelle a forma di cuore si può fare tranquillamente delle fustellate su carta pattern. Scusate. Perché io vedo la rovescia? Ho perso il filo. Ok, dove sei rimasta, Ele? Il cuore? Aiuto! Ma dove è rimasta, Eleonora? Al cuore? Devi fare tre cuori, Eleonora. Allora, o è rimasta il mini album, ho visto che la faceva. Sì. E quindi credo che si sia persa un attimo sulla forma dei cuori. Giusto, facci scelto. Okay. Allora, Eleonora, devi fare tre cuori, due Basil e uno carta pattern, ok? E un Basil e un carta pattern li incolli insieme. E poi... un cuore, quello di Basil, l'ultimo, prima di incollarlo, deve fare una sorta di finestrina, un po' quello che hai spiegato tu la volta successiva, sabato scorso, con i semicerchi. Quindi sono due Basil, giusto? Allora, forse ho sbagliato qualcosa, sul retro dei mini si vede il cartoncino che fa da spessore.
sul retro del mini, in teoria non dovrebbe vedersi un cartoncino che fa spessore, però... Allora, io vi faccio vedere un attimo il mini, se lo ritrovo. Ecco qua, non so se si riferisce che qui comunque si vede il... Sì, là il nastrino. Sì, sì, là il nastrino si deve vedere. Non so se Carla si riferisse a questo, però comunque dietro il nastrino è visibile. Guarda. Sì. Qui comunque le copertine vanno a coprire il frontale e il retro, ma la costolina, chiamiamola così, rimane scoperta. Che si deve vedere, sì, sì. Questo che intendevi, Carla, pure abbiamo interpretato male il tuo messaggio. E tanto poi dopo lo faccio rivedere bene, così qualsiasi cosa può sempre ricorreggerla. Allora, dopo aver incollato i basil... alla struttura. Allora forse si riferisce proprio a questo. Ci vuoi mandare una foto? Perché magari. Non ho capito. Non ho capito. Sì, mandaci una foto così capiamo un pochino meglio, perché non abbiamo... Aspetta, ecco, sì, forse era questo lo spessore, perché qua effettivamente abbiamo messo uno spessore. Sì. Poi Carla, ricorda, se vuoi venire in diretta e ci vuoi spiegare anche a voce il tuo problema, i tuoi dubbi, sei la benvenuta. Sì, sì. Aspettiamo il tuo notizio. Foto, se vuoi intervenire, o altre domande? Altre domande. Non che possiamo aiutarti. Mari, i cuori mi puoi ripeterli come incollarli? Subito, lo faccio in questo momento. Allora, i tre cuori, due li incollate insieme, proprio uno è un basil e l'altro è una carta pattern. Poi il terzo cuore lo andate a tagliare al centro, oppure prima per sicurezza, facciamo così, imbossatevi, andate a cordonare le due estremità, una e due, in modo tale che... abbiamo creato due alette, ok? Quindi andate a coordinare questo e poi andate a tagliare il cuore al centro, in modo tale che andiamo a poi a tagliarlo al centro, andiamo a incollarlo in questo modo, così e così. Aspetta, che... ora faccio anch'io, guarda, ho preso una carta. Così si vede meglio la differenza. Ok. Così lo faccio in diretta, anche se non è una carta che magari si sta bene con il progetto, però sul cartoncino, con il basil, quello il cartoncino che avete, andiamo a mettere la carta partner, giusto? Esattamente, sì. Ok. Carla dice, sul retro, non quello che hai fatto vedere. Non riesco a capirla purtroppo, però sul retro della struttura, se si vede un po' qualcosa, alla forse fine, se si vede è normale, poi ci sono dei sistemi per coprirlo, si fa un rivestimento oppure si lascia così, perché poi vi spiego dopo che cosa possiamo fare. Quindi è questo forse, tutto il retro del ventaglio. Un rivestimento... Anche a me si vede. In base alla forma che poi alla fine otteniamo, ok. Ecco, no, Carla, non è sballato. C'è normale, questa parte qua. Sì, è normale, poi vi spiego bene. Ok, quindi è normale che si veda anche a me, sì. Effettivamente, ora che l'ho girato, mi si vedono i pezzettini di recupero. Sì. Va rivestito allora. Quello con una carta per mascherare tutto dopo. Ok, io torno ai cuori, ho incollato la mia carta partner sul basil o cartoncino che avete, sì. E l'altro invece di basil lo taglio a metà. Esattamente, poi puoi cordonare le due alette. Le due alette, centimetro? Sì, un centimetro va benissimo, così come stai facendo è perfetto, Claudia. Ok, quindi faccio una piccola cordonatura. Sì, brava. E lo vai a incollare soltanto la cordonatura. Così. Esattamente. Metto un pochino di colla sui laterali.
Si vede o volete che avvicini un pochino? No, io lo vedo, sì, così è perfetto. E poi l'altro pezzo di cartoncino Basil, l'aletta, sì, la metto in modo che mi combaci con il cuore. Esattamente. Bene, una finestra. Ora mi si è mossa perché la mia colla mette un po' a fare di presa. Però questo dovrebbe essere questo il risultato, giusto Maria Antonietta? Esattamente quello. Vediamo se riesco. Perfetto. Io di lato ho praticato un foro e ci ho fatto passare, l'ho decorata facendoci, ho fatto anche un doppio cerchietto, cuoricino colorato, e ho decorato anche la copertina di questo piccolo, anche questo un piccolo mini dove possiamo mettere una foto, dove possiamo mettere un messaggio, abbinato a tutto il tema che scegliamo di seguire. Di lato ho praticato un foro e ho messo del cordoncino e qualche charmeuse glamour di Yupla, e così da renderlo un po' più frufru. Ok, quindi frufru. Io ho fatto un foro frufru. Sul lato un po' frufru. Un po' frufru. Ecco, diciamo qua sul lato. Brava, completamente, okay. Claudia. Esatto, e qui possiamo infilarci qualcosa, insomma, un cordino, un filo con una charmeuse, un ciondolino, o sì, solo anche farci un fiocchetto. Io ho usato molto gli charmeuse perché in questo caso mi piacevano tantissimo, li trovavo molto adatti. Ok, io adesso intanto faccio vedere magari quelle che sono le tue istruzioni. Sì. Sì. Okay. Io intanto mi sto preparando. Sono sempre a disposizione. E intanto faccio presente che Leonora sembra aver risolto la problematica, almeno ha detto che è installato Firefox. E Leonora, ti abbiamo mandato il link direttamente nella chat sotto il video, quindi puoi cliccare direttamente lì e cercare di venire in diretta con noi. Ma neanche uno che si presta bene ai colori, quindi mi sa che poi userò questo. Ok. Che è una delle farfalline nuove. Brava. Charmeuse primavera. Infatti, secondo me in questo progetto, ora quando poi ci portiamo al termine sarà ancora più chiaro, ma è già chiaro, si vede che è molto primaverile, stanno molto bene, infatti quando vedevo la presentazione dei nuovi elementi Yupla, secondo me stanno molto bene una serie di elementi, anche la bustina. Ecco, la bustina, meno male, quella... Così almeno la uso. La bustina fiorita, secondo me, ci sta benissimo. Ok, anche quello l'ho infilato del... sì, quella secondo me... Questa è sempre a disposizione. È perfetta, è bellissima e tra l'altro mi piace non averla perché lì dopo si può creare, siccome è una taschina, ci si possono anche infilare delle cosine in quella bustina. Si può anche utilizzare. Ti arriverà presto. Grazie! Un attimo le vostre belle chiacchierate sulle bustine fiorite. Eleonora, guarda, il discorso è che una volta che sei entrata devi abilitare la cam. C'è un pulsantino che c'è scritto cam mic, mi sembra, sul cellulare. E l'attivi e si vede anche il video, altrimenti non ti funziona e si sente solo l'audio. Vai, da davanti voi. Ok. Ah, va bene. Adesso con un Basil tagliamo un quadratino di 10x10. Quante formine che ci sono in questo progetto? Mi sono divertita a fare un sacco di cose. Allora, mi hai detto con il cartoncino un Basil? Sì, un Basil. Faccio una cosa che si sposa bene con la tua bustina. Ecco. Allora, mi hai detto le misure sono, cioè ci hai detto 10x10.
10x10. Diciamo che 10x10 va abbastanza bene, ma se volete potete farlo anche 12x12. Diciamo che nelle tasche di questo nostro progetto si entrano abbastanza bene. Allora io procedo con il 10x10. Sì. Nel frattempo continuiamo ad avere problemi con Eleonora. Mannaggia. Ha detto che gli manca un plug. Ora, gli mancano i plug. Non so minimamente cosa, sì. Ma comunque gli mancano i plug. Però apprezziamo l'impegno, Eleonora, veramente. Mi dispiace che non riesca a venire in diretta con noi. Allora, adesso seguitemi. Non è niente di... È la classica bustina di origami. Però, per chi non l'ha mai fatta, possiamo sempre... ecco, per cui possiamo farla. Allora, un quadrato 10x10 e andiamo a piegarlo in questo modo. A triangolo. A metà. Ok? Sì. Poi prendiamo le punte, non so se si vede, e va. Ok, andiamo a fare 1 e 2 in questo modo. Ecco, anche la mia bustina ha preso fumo. E poi abbassi un lembo. Ed ecco la tua bustina. Ed ecco la bustina. Ma che bello, io non l'avevo mai realizzata questa. Cioè, nella sua semplicità non l'avevo mai realizzata questa cosa. Ma è veramente graziosa. Io poi, lo vedrete poi quando ho fatto il progetto finale, perfetto Claudia, il lembetto questo qua l'ho decorato con un pezzetto di carta da scrap colorata e una parolina con a lato, e dentro ci ho messo dei mini post-it che si possono utilizzare. Allora io intanto faccio un triangolino di carta decorata e provo a metterlo, così magari facciamo vedere, ne prende un pochino più forma. Poi dopo metterò anche delle carte un pochino abbinate. Certo. Però insomma mi fa piacere vedere come dovrebbe venire. Certo, vedo anche Eleonora che la sta facendo. Ah, e poi nell'estremità, ecco, della bustina ho praticato un foro con la crop, ho messo anche un highlight e ci ho fatto scendere dei charmier. Sul laterale, mi hai detto. E l'ho messa qua. In cima. In cima. E ho messo una fogliolina. Perché ho messo tante foglie in questo progettino. Poi adesso quando lo vedrete finito sarà ancora più chiaro che cosa volevo fare. Le ho realizzate più grandi. Sì, oggi veramente... per le patatine e per i bimbi. Brava Alessandra, infatti è questa bustina qui, si presta a questa bustina origami, si presta veramente a tantissimi utilizzi, e bustina incollata, che significa, io allora qua non ho usato colle. No, se non c'è colle, solo piega. Solo piega. Ho incollato soltanto il pezzettino di carta scrap decorata per abbellire, ecco, sì, come abbellimento. Ok, Eleonora, sì. Eleonora ti ha detto. Allora, Eleonora, se tu fai così, cioè se tu la apri la bustina, non c'è bisogno di incollarlo il lembetto, perché sì, essendo una piega origami, poi vedi che si blocca, vedi, non serve che la incolli. Però se vuoi dargli, sì, lasciala così. Barbara, se gli volevi dare una puntina di colla, io non l'ho fatto perché non mi piaceva così libera. Sì, si incastra e si ferma bene, sì, anche senza colla. Ok, qui allora ci possiamo mettere sulla bustina uno charmesse, fare un fiocchetto. Io ho messo
un legnetto, poi vediamo cosa mi invento quando finisco il progetto, però brava, qualsiasi cosa, insomma, per dare un po' di volume e per e anche quello la bustina. E anche quello va infilato nella taschina. E poi per ultimo, che bello, ho fatto. Ma il cuore va infilato, scusami. Sì. Ah, ecco, io il cuore l'avevo lasciato. No, devi infilare tutto in queste tasche. Ah, ecco, che bello. Sì, adesso si incomincia un po' a capire, dai. Sì, dai. E poi per ultimo ho fatto un ho tagliato quattro tag, vi do le misure più o meno in modo tale da avere un punto di riferimento, che sono quattro tag da 9 centimetri e mezzo per 6. Eleonora ha capito, mi sa, anche Leonora, un po' come che progetto si fa. 9 centimetri e mezzo, sono quattro tag, le ho fatte una diversa dall'altra con carte colorate e le ho bucate in alto, appunto essendo tag, e le ho messe insieme con un anellino e ci ho fatto scendere un charme. Allora io taglio intanto una tag in cartoncino. Pratico un foro. Ha detto giusto, no? Vanno forate? Sì. Io le ho forate, ho messo gli occhiellini, le light, li ho messi ad ognuna in modo tale da creare un po' di spessore e di consistenza. Quante hai messo tu di... Ne ho messe quattro, ma in realtà avendo le chiuse con un anellino si possono anche aggiungere nel tempo. Quindi diciamo un progetto anche che può crescere nel tempo. Sì. Allora io adesso ne ho fatte due, giusto per far vedere, poi qui metteremo... Metterai un anellino. Non ho a disposizione. E comunque vanno legate fra loro, giusto? Sì. Ormai poi faccio un po' di nastrino. Esattamente, poi altre indicazioni, diciamo che in linea di massima il progetto è finito, ma ovviamente manca tutta la parte della decorazione, che però vi spiego dal momento in cui mi darete l'ok per farlo vedere. Io non posso dare l'ok. Sapete che è il boss che deve far vedere, dare l'ok per far vedere queste cose. Quindi siamo quasi alla fine. Sì, diciamo che abbiamo, che diciamo la struttura di per sé è finita e quello che manca sono tutti gli abbellimenti, nastrini, decorazioni che rendono questo lavoro poi finito nell'insieme. Ovviamente queste sono delle idee, ma ognuna di voi poi può anche aggiungere altre cose. Devo farlo vedere. Io nel frattempo ho fatto due, intanto ne ho messe due per far vedere che poi vanno unite fra di loro e anche queste vanno inserite e vanno inserite nella struttura. Ecco qua, è un ventaglio porta oggetti. È un ventaglio porta oggetti. Un ventaglio di fiori, esatto, molto molto carino. Vedo anche Leonora. Bello anche sì. Quello di Leonora. Poi quando... sui colori siamo infatti basati, siete allineate. Siamo ok. Più o meno sì. Lo vediamo, sì. Ecco. Aspetta, io non riesco mai a centrare la telecamera, non ci fate caso. Quindi praticamente sono tutti gli elementi che vanno a infilarsi dentro il progetto. La bustina, le tag, sì. Che potrebbero essere anche questi un mini album, se uno ci attacca delle piccole foto. Assolutamente sì.
Oppure potresti anche sì, oppure il tag anche un mini notice per scrivere qualche appunto, perché poi la mia idea adesso, come ve lo faccio vedere, ve la esprimo ancora meglio. Allora, diciamo che sì, la struttura è finita. Sì, la struttura è finita, ma il motivo per cui a Carla dicevo non fa niente, perché in realtà la struttura può essere usata anche in un modo... Ditemi se la posso far vedere. Allora, chiediamo un attimo se chi è collegato ha finito comunque la struttura, se ha bisogno di ulteriori dettagli o è rimasto indietro qualche passaggio, e poi se non ci sono domande magari facciamo vedere il progetto di Maria Antonietta. Che dite? Vediamo cosa dicono gli altri. Appunto sono. Io ricordo che potete sempre venire in diretta con noi e mostrare quindi il vostro lavoro. C'è un link. Ecco, abbiamo già una persona, adesso la mandiamo subito. Così. Vediamo un po'. Eccola qua. Barbara. Ah, Barbara, non vedo, perché ha scritto Iupla e non riconosco mai Barbara. Chi è. Sì, perché scrive Iupla Barbara quando si chiama. Non è il suo nome. Quindi, allora, Barbara, facci vedere. Siamo curiosi. Vedi che bellino. Bello, Barbara. Brava, Barbara. Bravissima. Sai che questo colore è molto bello, sembra quasi delle montagne. Brava. Sì. Bravissima. Una bella interpretazione. Brava. Grazie, Barbara, per averci fatto vedere il tuo lavoro. Ci ha fatto un piacere. Poi se ci mandi le foto ovviamente le pubblichiamo sulla nostra pagina quando l'avrai finito di decorare. Certo. Anche Elisabetta ha finito la struttura. Ciao Barbara, grazie. Anche Elisabetta ci dice che ha finita la struttura. Poi non mi ricordo chi c'è. Mara, ecco. È arrivata fino a qui, ma mi manca la prima parte che poi recupererò. Va benissimo Mara, e anche Mara ci può vedere. Sì, infatti, vedere. Ora iniziano a fremere per vedere il tuo progetto. Va anche benissimo. Erika dice vedere. Anche Leonora, dai, vedere sono curiosa. Mi ero persa il biglietto. Dai, vedere sono curiosa, va bene. Vado? Va bene, dai, facci vedere. Allora, intanto ti ringraziamo per averci guidato in questo carinissimo progetto, che poi tutte noi andremo a decorare e sicuramente vedremo delle interpretazioni interessanti. E quindi niente, dopo i ringraziamenti, insomma, anche io sono curiosa di vedere questo tuo progetto. Vado originale. Allora. Rullo di tamburi. Eccolo qua. Oh, ma che bello! Questo lo rimettiamo. E adesso vi vado ad illustrare un po'. Ma fantastico! Quello che ho... come l'ho pensato. Allora, questa è tutta la struttura che abbiamo creato. Io ho decorato poi qua, come potete vedere, con un nastrino arricciato perché non ho i pompon. Poi qui si può aprire in questo modo qua, così, così e così. Io ho messo anche dei fili per poi andare a chiudere questa parte, ma potete mettere anche un velcro tranquillamente. Poi queste sono le scusate, mi è caduto questo perché lo volevo incollare, mi è venuta in mente alla fine come idea, ma lo incollerò qua. Wow, che bello, grazie Mara. Queste sono le taghine che vi ho fatto fare verso la fine. Come potete vedere, io le ho anche decorate con la penna, sempre la mia 05, che amo tantissimo. Poi quindi questi li appoggiamo. Poi questo è il cuore che vi dicevo, appoggio il progetto che fa così. Quasi a fine Maria Antonietta, grazie mille, questo progetto è per i tuoi consigli e per la pazienza, grazie Carla. E questo lo stesso può essere un bigliettino, qualcosa da scrivere, perché io un po' questo lavoro l'ho pensato, è vero, per la primavera, ma anche per la festa della mamma.
e la mia mi manca un po' perché sta in Sardegna, non la vedo da tanto, ma penso un po' poi può essere un'idea. Poi qua avevo una grossa tasche, l'ho colorata con un fiore e l'ho infilata appunto qui. Questa è la bustina che vi dicevo, che abbiamo fatto, come potete vedere io qua ho messo uno charmé e poi questi sono dei, ho comprato da Tiger, dei mini post-it. Quindi nella parte davanti che si apre, volendo si possono aggiungere le foto? Sì, Francesca, assolutamente sì. E qua ovviamente ho messo le paroline con TVB. E poi vi faccio vedere l'altro, che era questo, il mini. Io ho usato la parola Dreams. E poi qua il nastrino e qua appunto anche qua possiamo mettere delle foto. Io lo concludo in questi giorni, volevo appunto mettere delle foto mie e di mia madre, quindi lo concluderò in questi giorni. E l'idea che avevo avuto, che mi veniva, che mi era venuta subito in mente, era che questo bel questo oggetto qua poteva essere messo anche su un frigorifero. Perché? Perché magari dietro possiamo metterci una bella calamitona, non è pesante perché è tutta carta e via, e una bella calamita, e questo lo possiamo appendere anche, che ne so, nel frigorifero. Il mio è grande, quindi ci starebbe benissimo, e ogni tanto magari andare a vedere, a sbriciare le nostre foto e dei ricordi. Spero che vi sia piaciuto. Ma è bellissimo, guarda, a me è piaciuto tantissimo sia realizzarlo, perché fino alla fine non abbiamo capito cos'era, e poi la tua versione è veramente fantastica, quindi sono super contenta di questo progetto. Anche Leonora, altro guarda, bigliettino, wow, che figo. Poi mi piacevano... Ah, scusami Leonora, sì, scusami Maria Antonietta, intervengo come voce fuori campo perché ho ricevuto anche dei messaggi tramite WhatsApp di quel mio amico che ci stava seguendo, sì? E ha detto che è un progetto molto interessante e che ora lo inizierà anche lui, anche perché è un'idea molto originale dove ci può mettere tutte le lettere che riceve, quindi... Esatto. Può essere anche un po' utile, ma in realtà anche, che ne so, sul frigo con una calamita, oppure anche con un gancetto da incollare su, infatti anche Francesca Doro dice ok sul frigorifero, anche, che ne so, un bigliettino, una cosa che dobbiamo tenere a mente, possiamo sempre metterla in lì, la infiliamo e lui rimane... È lì. Poi io, vabbè, mi piaceva l'idea delle foglie, perché inizialmente questo era, potevano sembrare dei petali di un fiore, e allora ho messo le foglioline, che sono queste di Yupla che io adoro, e quindi non ho avuto l'occasione di metterle perché mi piacevano troppo. Ah, Angela, ciao Angela, grazie, bellissimo, sono contenta che vi sia piaciuto. Sì, la cosa bella è che ha conquistato anche gli uomini. Questa persona che vi parla è un uomo e va conquistato anche lui, quindi io questa cosa non la prenderei troppo sotto gamba, ecco. Sono molto contenta di questo. Comunque questa forma fatta così, azzititemi perché non mi taccio più. Vai, può anche essere fatta con delle carte orientali, perché può sembrare anche un ventaglio. Veramente, oppure Claudia, anche la cucina, non so. Sì. E quindi bene, sono contenta che è piaciuto anche agli uomini. Eleonora manda cuori. Eleonora, mi devi mandare qualcosa scritto da te perché adoro la tua grafia. Qua oggi ci abbiamo. Anche io voglio mandare un cuore a Maria Antonietta. Io ce l'ho avuto tagliato. Grazie tanto a Maria Antonietta che ci hai guidato in questo. Grazie a voi. Bellissima cosa, insomma.
molto adesso creativa. Adesso le foto di tutte quante, perché sono curiosissima di vedere le vostre interpretazioni. Conquista anche lui, perché non è solo fufoso, ma anche pratico. Ora fermi tutti, chiedo una cortesia, io sono un uomo. Che vuol dire fuffoso? È un po'... Ecco, definitemi fuffoso. Fru, un po'... No, come si può definire? Però, perché a volte sono... Ti ho messo in crisi. Però, sì, perché io prendo la parola. Ho capito quando l'ha detto, però non so tradurlo in un italiano corretto per rendere l'idea. Paola, ci ringrazio, grazie a voi di averci fatto compagnia con questo bellissimo progetto, grazie a te Paola per essere stata con noi, quindi aspettiamo anche la tua versione. E Carla, grazie di cuore alla teacher, a Claudio e Leandro, ottimo regista, grazie a te Carla. Grazie Carla. E comunque, voi che state lì e pensate, Francesca ci ha spiegato perché fuffoso vuol dire fruffru. Allora, ora devo capire cosa significa fruffru, però ho capito che fuffoso significa anche altro. Italiano corretto non lo so, anche Francesca, ma Francesca l'ha capito benissimo, è solo Leandro che non lo ha capito. Lo sapevo, la figuraccia la faccio sempre io. No, grazie Eleonora, ci ringrazia e ci manda un bacio e ci manderà anche la sua versione, grazie a te. Grazie. E comunque frufru non ha una traduzione, okay, frufru non ha una traduzione. Vabbè. Esatto. E niente, allora io chiuderei questa diretta e ringraziando di nuovo Maria Antonietta, anche Alessandra dice grazie del progetto e della compagnia a tutti, grazie anche a te. E io grazie a tutti quanti. Grazie a Mara, che ci avete fatto anche voi comunque compagnia con i vostri messaggi e fatto con le vostre versioni del progetto, e che aspettiamo anche di vedere complete, quindi potete inviarci le ricorde o le foto tramite messaggio privato, oppure potete anche, meglio soluzione, fare voi direttamente un post sulla nostra pagina con le foto e magari spiegarci anche il progetto, come avete fatto a realizzarlo, la vostra versione o delle vostre impressioni. Quindi aspettiamo che ci mandate le vostre fotografie. E poi ricordo che questo, chiamiamolo evento, cioè questa serie di eventi diventerà sempre più frequente, insomma una costante. Certo, sì. E quindi realizzeremo spesso e volentieri dei progetti insieme a voi. Esatto, quindi continuate a seguirci sulla pagina, così rimanete informate sui prossimi diretti, sui nostri progetti. E niente, insomma... Appunto così, non so che altro dire, perché poi questo progetto mi ha preso molto e mi rendo conto che anche durante la diretta ho parlato poco perché non sapevo cosa dire, perché ero veramente presa. E devo ringraziarlo e farmelo vedere. Come, scusa? Dovrei finirlo e farmelo vedere, che sono curiosissima. Certo, lo finisco, sì. Carla Pacinotti dice... Ci rivedremo sabato? È molto probabile di sì, quindi tienti libera perché a presto vi faremo sapere informazioni. E... Qui avete salutato tutti, voglio salutare Mattia. Così. Vabbè, salutiamo anche Mattia, che ci ha seguito e ovviamente aspettiamo anche la sua versione del progetto, quindi certo. Vogliamo vederla da uno esterno, diciamo, a questo ambiente, perché sicuramente avrà qualche già idea di come realizzarlo. E poi volevo ringraziare anche Eleonora, che è stata insieme a noi, che ha fatto il progetto insieme a noi e ci ha lietato anche con i suoi biglietti, oltre che con la sua presenza, quindi grazie Eleonora. Anche qui Francesca, Mattia. Francesca, sono da Mattia, visto? Quindi ormai dovrà, insomma, essere presente anche alle altre dirette Mattia. E niente, allora saluto intanto Eleonora, grazie tantissimo, un bacione. E poi vedo che sta muovendo la telecamera. Ecco, ci saluta finalmente. Possiamo vederla con un bigliettino. Ciao! Ciao, Eleonora! Fantastica! E niente, poi saluto Maria Antonietta e la ringrazio per questo bellissimo progetto. E non so se Maria Antonietta, se vuoi dire anche tu qualcosa per salutare.
No, io ringrazio tutte quante per avermi seguito, e qualsiasi chiarimento in questi giorni chi lo farà avrà bisogno può tranquillamente chiedermi, che io sono a disposizione. È bellissimo vedere Leonora con quel cuoricino lì al centro. Sì, sì, è vero, molto dolce. Va bene ragazzi, allora ringrazio tutti, ringrazio chi ci ha seguito e niente, aspettiamo i vostri progetti e ci vediamo prestissimo con un altro progetto a sorpresa. Grazie, ciao a tutti, e ciao. Grazie, ciao, ciao.